Presidente Ricci, segretari confederali Bombardieri e Sbarra, segretari generali Falcinelli, Garofalo, Pirani e Testa, è un grandissimo piacere essere con voi oggi alla presentazione del manifesto Energia e lavoro per una transizione sostenibile. Voglio ringraziare anche i sindacati Confindustria Energia per aver promosso questa iniziativa e ministro Cingolani per averla sostenuta con convinzione. Scusate, prima di dire alcune parole sulla sostanza del lavoro che presenterete, io credo che questa occasione di per sé sia, per il modo in cui è stata strutturata, sia una molto importante, sia auspicabilmente un esempio da seguire in tanti altri campi, in tanti altri settori, quello di una collaborazione tra tutte le parti che sono toccate da un evento. Questo evento, la transizione ecologica, ha un'importanza esistenziale per tutti noi come individui e per noi come Italia. Ed è bellissimo che di fronte a sfide fondamentali per il nostro futuro, tutti trovino veramente il modo di andare d'accordo. Ora vengo invece più alla questione di cui si parlerà nel vostro lavoro. La lotta al cambiamento climatico è, insieme al contrasto alla pandemia, la sfida più importante dei nostri tempi. Lo è per chi governa, lo è per chi lavora e lo è per chi fa impresa. La transizione ecologica richiederà trasformazioni radicali nelle tecnologie, nei processi produttivi, nelle abitudini di consumo. Per avere successo dovrà essere sostenibile, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche, come diceva un attimo fa il ministro Cingolani, dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico. Lo Stato avrà un ruolo centrale nella gestione di questi cambiamenti. Questo, diciamo, è un altro segno della mutazione dei tempi: quanto più le sfide sono esistenziali, tanto più lo Stato viene chiamato in causa. Il settore pubblico dovrà farsi carico di aiutare in particolare i cittadini più deboli, ma anche di guidare nei suoi aspetti fondamentali questa transizione. Deve anche assicurarsi che i tempi della transizione siano rapidi, ma compatibili con la capacità di conversione delle aziende. Un buon sistema di relazioni industriali è fondamentale per promuovere una crescita davvero equa e sostenibile. C'è bisogno di cooperazione costante tra industria, istituzioni, sindacati. Questo confronto deve allargarsi al mondo della scuola, dell'università, della formazione, per aiutare i lavoratori di oggi e i lavoratori di domani. Il manifesto di oggi è un ottimo esempio di come gestire questa collaborazione. Avete dialogato in modo schietto, pragmatico, inclusivo. Avete valorizzato il lavoro di atenei ed enti di ricerca, che sono motori di sviluppo e di innovazione. E avete così tracciato un percorso condiviso, che può essere, come dicevo un attimo fa, un modello per tanti altri settori. Definire un sentiero chiaro di decarbonizzazione con tempi certi e realistici è essenziale per gestire bene l'incertezza e avere una transizione ordinata. Il governo italiano è impegnato a farlo con la semplificazione delle procedure amministrative, la definizione di obiettivi misurabili, lo stanziamento di risorse adeguate. Ne è un esempio il nostro piano nazionale di ricerca di ripresa e resilienza, che assegna quasi il 40% dei fondi a riforme e investimenti per favorire la transizione ecologica. Questo piano altresì vincola gli stanziamenti al raggiungimento di precisi risultati con scadenze definite per i prossimi 5 anni. Nel frattempo, per limitare i rincari nel breve periodo e in particolare per aiutare le famiglie più vulnerabili, più povere, abbiamo stanziato 1,2 miliardi di euro a giugno
e oltre 3 miliardi a settembre. Siamo pronti a intervenire di nuovo, e di nuovo con particolare attenzione alle fasce più deboli. Abbiamo chiesto alla Commissione europea di studiare soluzioni di medio periodo, ad esempio sul tema dello stoccaggio, per limitare le fluttuazioni di prezzo e i rischi per imprese e cittadini. La transizione ecologica non presenta solo pericoli, ma anche opportunità, e l'Italia deve attrezzarsi per coglierle. Dobbiamo puntare a entrare nei segmenti più innovativi del mercato, come la produzione di batterie, crearne di nuove in risposta ai bisogni che emergeranno da imprese e consumatori, sviluppare e adottare tecnologie all'avanguardia, ancora non pienamente sfruttate. E questo credo che sarà la strada più importante che ci si presenterà davanti negli anni. Tutto quello che noi diciamo oggi è fondamentalmente soggetto a un'enorme incertezza, ed è l'incertezza di quanto saremo bravi a cambiare le tecnologie. E bisogna essere ottimisti al riguardo. L'esempio più recente è quello dei vaccini. Sono stati creati in un tempo che sarebbe stato impensabile fino a un paio d'anni fa, fino a 3 anni fa. Lo Stato deve fare in modo che i rischi della transizione si trasformino in occasioni di crescita. Nel settore dell'energia molte delle tecnologie più promettenti hanno dei costi fissi elevati e richiedono investimenti sostanziosi in ricerca e sviluppo o in infrastrutture. Il settore pubblico deve contribuire a queste spese, che non possono essere coperte solo dalle aziende, ma dobbiamo anche investire in formazione per garantire maggiore mobilità ai lavoratori e sostenere i giovani che entrano sul mercato del lavoro perché sviluppino le competenze giuste. Il PNRR interviene su tutti questi settori. Ampliamo la nostra capacità di produzione di energia pulita, dall'agrovoltaico al biometano. Stanziamo più di 3,5 miliardi per la filiera dell'idrogeno, su cui investiamo anche a livello europeo. Miglioriamo i legami tra università e impresa, sosteniamo le start-up innovative, promuoviamo i partenariati tra enti di ricerca e aziende. Potenziamo il sistema degli aiuti degli istituti tecnici superiori e rafforziamo le competenze delle materie tecnico-scientifiche di ragazzi e ragazze. L'Europa vuole guidare la transizione verde, ma non può affrontarla da sola. L'Unione Europea è responsabile di appena l'8% delle emissioni globali, la metà degli Stati Uniti, circa un quarto di quelle della Cina. La velocità con cui i paesi raggiungeranno la neutralità climatica non sarà la stessa per tutti. Deve tenere conto del contesto industriale e dello stadio di sviluppo. È però importante che il punto di partenza sia lo stesso, e cioè oggi. Negli scorsi mesi abbiamo concordato passi avanti significativi. Al G20 di Roma abbiamo vietato i finanziamenti pubblici internazionali per la generazione di elettricità da carbone non abbattuto già dal 22. E alla COP26 di Glasgow abbiamo raggiunto un accordo per fermare la deforestazione entro la fine del decennio. Ora è importante che tutti i paesi prestino fede a questi impegni. Per essere efficace, la lotta al cambiamento climatico ha bisogno chiaramente del contributo di tutti. La riconversione dei settori industriali tradizionali rappresenta un'occasione per l'Italia e per il suo tessuto imprenditoriale. Nella nostra storia abbiamo saputo cogliere le opportunità delle rivoluzioni industriali e sono sicuro che lo sapremo fare ancora. Come dicevo, oggi quando si parla di questi argomenti, io credo che il modo più proficuo di affrontarli sia quello di essere aperti a tutto. Immaginare che oggi quel che oggi è impossibile diventi possibile domani.
Effettivamente, se voi scorrete il panorama delle innovazioni mondiali che avvengono, che iniziano, che continuano, che vanno a compimento in ogni momento nel mondo, è straordinario. Quindi non ci sono confini alle nostre capacità di affrontare questa sfida che è esistenziale. Dobbiamo continuare a lavorare insieme però, proprio come voi state facendo oggi, proprio come voi state dando esempio di saperlo fare oggi. Vi ringrazio per il vostro impegno e vi auguro una proficua giornata di lavoro. Grazie. Questo evento rappresenta proprio un momento di condivisione di un percorso che è stato avviato quasi 2 anni fa dai sindacati di categoria, da Confindustria Energia, la federazione che riunisce tutte le associazioni dei produttori di energia, dalle rinnovabili al gas, ai biocarburanti, a tutti i vettori low carbon e alle fonti fossili. Già da questo insieme si capisce come mettere insieme le varie differenze non sia una cosa da poco e direi che tutti insieme ce l'abbiamo fatta. Un percorso che trova le sue origini dagli studi e analisi che sono condotti da Confindustria Energia sulla transizione energetica fin da quando è stata pubblicata la SEN, la Strategia Energetica Nazionale, che poi è diventata il PNIEC, il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, e fino ad arrivare oggi al FIFT for 55. Di fronte a obiettivi di decarbonizzazione sempre più sfidanti, ci siamo inizialmente concentrati sulle leve e sugli investimenti strutturali necessari al loro raggiungimento, rendendoci poi conto che tutto ciò avrebbe avuto importanti conseguenze sul mondo del lavoro, sia in termini di evoluzione delle professionalità e delle competenze, che soprattutto sulla dimensione occupazionale. Come potete vedere da questa slide, vi sto facendo accompagnare da alcune figure che possono meglio caratterizzare il nostro percorso e le difficoltà che abbiamo incontrato, la sfida della decarbonizzazione, per traguardare gli obiettivi, oramai quelli del FIFT for 55, molto più ambiziosi dei precedenti della PNIEC e della SEN, è una sfida enorme. In meno di un decennio noi dovremmo ridurre di oltre 160 milioni di tonnellate all'anno le emissioni GHG, le emissioni di CO2. 73 milioni di tonnellate all'anno oltre alla sfida del PNIEC, che era già piuttosto aggressiva come obiettivo. Appare evidente che per affrontare una sfida così importante non ci si può affidare a un'unica soluzione, ma è necessario adottare un approccio olistico che consideri tutte le soluzioni di decarbonizzazione disponibili, rinnovabili e low carbon, in modo sinergico e complementare. E questa è la novità, in modo sinergico e complementare. Questo è stato l'approccio utilizzato da Confindustria Energia, dove stanno lavorando insieme i diversi settori energetici, senza competizione o contrapposizione, ma tutti orientati allo stesso obiettivo, che è quello richiestoci dall'Europa nel breve al 2030 col FIFT for 55, nel più lungo al 2050 con Net Zero Carbon. Alla massima spinta sulla crescita delle rinnovabili occorre affiancare lo sfruttamento del gas come fonte di transizione, in grado di garantire la sicurezza del sistema e la sua progressiva decarbonizzazione col biometano e la cattura della CO2. Lo sfruttamento delle soluzioni low carbon, come i biofuel, soprattutto nel trasporto pesante, marittimo e aereo, dove non ci sono ancora tecnologie alternative veramente mature, la valorizzazione dei rifiuti e degli scarti in chiave circolare, perché se l'Italia è povera di materie prime, non lo è certamente di rifiuti. La CCS, la Carbon Capture and Storage, e la CCU, la Carbon Capture and Reutilization della CO2, per decarbonizzare la quota residua di prodotti fossili che non possono essere sostituiti facilmente con l'energia elettrica nei settori soprattutto hard to abate. E l'idrogeno, dove non ha importanza il colore, ma la sua capacità di ridurre le emissioni di CO2. Solo combinando tutte le soluzioni in modo razionale e non ideologico, effettuandone un'analisi completa e tecnologicamente neutrale, avremo più probabilità sia di raggiungere l'obiettivo ambientale che di ridurre l'impatto sul costo dell'energia, applicando per ogni settore e per ogni tipologia di utilizzo la tecnologia più efficace. Fatta questa premessa,
condivisa da tutto il settore aderente a Confindustria Energia, ci sono due aspetti che meritano particolare attenzione. Da una parte, la reale capacità di realizzare l'enorme crescita attesa nella produzione rinnovabile, per traguardare gli obiettivi Fit for 55 in termini di produzione di energia elettrica rinnovabile, occorrerà installare dai 7 agli 8 gigawatt all'anno di capacità, quando nel 2020 non siamo riusciti a realizzarne uno. Quindi è chiaro che la concentrazione e tutti gli strumenti disponibili per aggredire questo settore e permettere una crescita così veloce sono da applicare. Dall'altra, costruire un modello di transizione che salvaguardi l'occupazione, prevedendo una riconversione e trasformazione industriale per i settori tradizionali, quelli che andranno piano piano in declino per mancanza di mercato, valorizzando così anche le infrastrutture esistenti, il know-how, le professionalità e un tessuto imprenditoriale locale che è sorto nei decenni intorno ai siti industriali e che è altamente specializzato. Partendo da questa consapevolezza, lo scorso anno, proprio a inizio pandemia, come ha detto Lucia Annunziata prima, abbiamo convenuto con le sigle sindacali di categoria sulla necessità di costituire un tavolo strategico permanente che studiasse le dinamiche della transizione proprio dal punto di vista dell'occupazione e dell'evoluzione delle professionalità. In altre parole, per riuscire a capire come far sì che la transizione sia giusta e sostenibile in modo integrato, come ha detto il nostro Presidente, sì dal punto di vista ambientale ma anche sociale ed economico. I lavori del tavolo strategico, da questi lavori e grazie all'interessamento e al supporto del Ministro della Transizione Ecologica, è nata questa iniziativa che ha avuto l'ambizione di costruire un modello partecipativo e inclusivo che coinvolgesse ampie porzioni dei soggetti interessati, in quanto competenti per la progettazione del percorso di transizione o perché direttamente influenzati dalle sue conseguenze, cioè chi deve utilizzare poi l'energia elettrica, sia i cittadini che le imprese. Sono stati definiti 3 tavoli tematici, coinvolti quasi 60 esperti del settore, provenienti dalle organizzazioni sindacali, dagli enti di ricerca, università, consumatori, istituzioni, associazioni di categoria e imprese, che ringrazio e che hanno lavorato in modo veloce, inclusivo e collaborativo, arrivando a convergere sulla definizione di una serie di proposte concrete e fattibili che permetteranno, se applicate, di massimizzare la probabilità di riuscire a traguardare gli obiettivi del Fit for 55 nei tempi previsti, ma anche di minimizzare il costo della transizione e delle conseguenti ricadute sui cittadini e sulle imprese e di assicurare che l'impatto occupazionale e professionale sia positivo o perlomeno neutro nel periodo. Le proposte sono state raccolte in un documento di dettaglio che vede nel manifesto, che è esposto in sala e fuori, l'enunciazione dei principi fondamentali. In questa slide vediamo il manifesto, però ricordiamoci che dietro al manifesto c'è un documento molto corposo con delle proposte concrete che sono state realizzate arrivando a convergenza tra tutti i partecipanti dei tavoli. I principi fondamentali su cui i tavoli hanno trovato convergenza e sulla base dei quali gli stessi hanno sviluppato le proposte operative per attuare una transizione giusta e sostenibile, e ciascun punto, questo è un concetto molto importante, non può essere considerato a sé stante, ma deve essere valorizzato alla vista d'insieme, che è la vera forza del manifesto. Alcuni concetti, come l'adozione di un approccio olistico, dove tutte le soluzioni utili a contribuire alla decarbonizzazione e alla transizione sono da promuovere, salvaguardando il concetto di neutralità tecnologica, il concetto di assicurazione che il costo dell'energia sia sostenibile e competitivo, almeno rispetto agli altri paesi della Comunità Europea, attraverso politiche scelte che tengano conto delle stesse per i cittadini, le imprese e il paese. La garanzia di una transizione labor-oriented che favorisca la riconversione tecnologica e industriale degli asset già disponibili, la riconversione professionale dei lavoratori e lo sviluppo di nuove filiere nazionali. Abbiamo perso la sfida sulla competitività nella produzione dei pannelli fotovoltaici, non possiamo perdere quella sulle batterie, sugli elettrolizzatori, sul recupero dei metalli dalle batterie esauste o dagli elettrolizzatori esausti o dei pannelli solari esausti. L'Italia è sempre stato un paese povero di materie prime, ma molto forte nella manifattura, nella trasformazione, nella capacità di rigenerare.
dobbiamo puntare su questo, anche valorizzando i siti esistenti già infrastrutturati con professionalità altissime già presenti. Lo stesso dobbiamo fare sulla filiera dell'idrogeno, ma anche della cattura, dello stoccaggio, dell'utilizzo, tecnologie di riutilizzo della CO2. Il sostegno a una ricerca e sviluppo che sappia anticipare le tendenze del mercato è un elemento fondamentale di un processo di trasformazione come questo. Poi dobbiamo avere la garanzia di disporre di processi autorizzativi certi, snelli ed efficaci per la realizzazione di nuovi asset, ma anche per la riconversione di quelli esistenti, promuovendo un dialogo con i cittadini e gli enti locali per vincere la resistenza alla realizzazione di infrastrutture o alla modifica di infrastrutture che sta maturando sempre di più nel nostro paese. Un altro concetto è la promozione in sinergia con i territori delle diverse forme di economia circolare, dove i rifiuti e scarti vanno trasformati e riutilizzati, sfruttando anche sempre i siti industriali esistenti da riconvertire. Anche la necessità di rimodulare la fiscalità per stimolare lo sviluppo e l'adozione delle soluzioni rinnovabili e low carbon che valorizzino la crescita delle filiere nazionali e la riconversione dei siti produttivi. La valorizzazione delle relazioni industriali del welfare, non solo attraverso politiche passive, ma soprattutto attraverso politiche attive. E qui una delle proposte è anche l'istituzione di un fondo specifico, speciale pubblico a supporto della transizione. E la creazione alla fine di un nuovo modello di cooperazione tra università, ricerca, industria, istituzione e sindacato per lo sviluppo delle nuove competenze. Questi sono solo alcuni dei concetti contenuti nelle proposte elaborate dai tavoli che costituiscono una robusta base di partenza per la progettazione del percorso di transizione. Ma facciamo un focus sul lavoro. Di cosa stiamo parlando quando diciamo che dobbiamo garantire una transizione lavoro-oriented, come ho detto prima, nel settore dell'energia? Beh, in questa slide diamo un'idea un po' dell'impatto occupazionale dei principali settori produttori di energia. Parliamo di oltre 500.000 di lavoratori impiegati nel settore, tra diretti e indiretti, gran parte dei quali dovranno convertirsi perché attualmente occupati nei settori upstream, downstream, petrolifero e gas. L'ambiziosa crescita delle rinnovabili sarà capace di produrre al 2030 circa o oltre 90.000 posti di lavoro e altri 25.000 potranno arrivare dalle filiere del biometano e dell'idrogeno. Numeri certamente molto significativi, ma che non saranno in grado di compensare gli oltre 300.000 lavoratori dei settori tradizionali che necessitano pertanto di altre soluzioni. Buongiorno a tutti, grazie Lucia per avermi dato questo fast track rispetto ai colleghi che hanno condiviso con me questo percorso così complicato. Io sono Nora Garofalo, sono il segretario generale della Federazione dei Chimici, come giustamente diceva Lucia, ma è una federazione anche dell'energia e del petrolio, perché noi ci occupiamo anche del contratto dell'energia e petrolio, che è una fetta importante della nostra attività, e anche di tanti contratti dei settori manifatturieri, che in qualche maniera adesso, come vi dirò, sono anche loro impattati da questo grande cambiamento epocale, da questa rivoluzione che nei settori dell'industria sta avvenendo a seguito della transizione energetica. Qui stamattina sia il Presidente del Consiglio che in pochissimo tempo, meno di quello che aveva a disposizione, in realtà ci ha detto tutto quello che c'era da dire. D'altronde lui fa il Presidente del Consiglio, Marco Draghi, e quindi con una sintesi perfetta alla fine ha fatto un'analisi di quello che è il momento e di quello che sta accadendo nel mondo rispetto alla necessità della transizione ecologica, che è un fenomeno globale. Noi nel nostro piccolo, nelle nostre possibilità, come Lucia ricordava, abbiamo iniziato un percorso che per la verità ha radici in relazioni industriali consolidate, serie, improntate al reciproco rispetto e al rispetto dei ruoli e alla correttezza delle relazioni stesse. Abbiamo cominciato questo percorso di questo tavolo strategico durante il Covid, quando ci siamo resi conto che da una parte si affrontava l'epidemia e quindi con tutti i protocolli sanitari, con tutte le necessità di condividere i percorsi per garantire la sicurezza dei lavoratori durante la pandemia, la continuità delle attività,
dall'altra ci rendevamo conto di cosa arrivava, perché arrivava contestualmente il Green New Deal europeo e come ci saremmo trovati come settore impattati dal cambiamento che stava arrivando. E lì ci siamo messi col presidente Ricci, con tutta la Confindustria e Energia, con i colleghi di Firtem, Wirtek e Flei, a ragionare su questo tavolo strategico, su come potevamo mettere insieme le forze per affrontare questo cambiamento, su un confronto sano come sempre, costruttivo. E lì nell'interlocuzione con il ministro Cingolani, che devo dire un po' abbiamo avuto la sua interlocuzione, è stato disponibile a sentirci e ci ha un po' pungolato, un po' provocati sulla nostra capacità di essere propositivi e di mettere insieme delle azioni che potessero essere concrete rispetto a tutto questo processo che stava avvenendo. Noi abbiamo raccolto la sua, tra virgolette, mi permetto di essere provocazione, ci siamo messi al lavoro e lì siamo riusciti, in un percorso davvero inedito e davvero importante, a mettere insieme tanti interessi diversi, tanti punti di vista diversi, tante competenze diverse, e il metodo di questo tavolo è proprio questo: dal mondo scientifico dell'università, dal mondo accademico al mondo delle associazioni dei consumatori, quindi cercando di mettere insieme al mondo sindacale, al mondo imprenditoriale anche le competenze e i punti di vista di chi rappresenta interessi diversi. E in una sintesi veloce, tutto sommato in breve tempo, corretta e proficua, siamo riusciti a elaborare un documento che ha un suo valore proprio per il ventaglio di cose che affronta. Fra le tante cose, questa transizione, che per essere giusta, lo abbiamo detto, lo sappiamo, deve essere sostenibile, affronta anche il tema dell'occupazione, lo diceva proprio adesso il presidente Ricci, occupazione che è un nodo per noi sindacato, perché è il nostro nodo, compito istituzionale quello di salvaguardare l'occupazione. E occupazione che si vede in questa transizione, anche lì avremo la transizione dell'economia, la transizione ambientale, ma avremo anche la transizione del lavoro che deve accompagnare questi processi, perché il lavoro è impattato fortemente dai cambiamenti. Le riconversioni industriali porteranno a un lavoro diverso, e affinché i lavoratori del settore, che sono davvero degli specialisti del settore, possano non risultare obsoleti, da rottamare rispetto a un mondo industriale che dovrà cambiare, bisognerà mettere in campo tutte quelle azioni, lo diceva prima Ricci illustrando il documento, ne abbiamo ragionato tanto, quelle azioni di sostegno passivo, speriamo poche, attivo molte, che potranno riconvertire questi lavoratori e consentire di stare al passo con un'industria che cambia, perché cambierà con l'aiuto della tecnologia, con l'avvento della digitalizzazione, cambierà perché bisogna che questa transizione sia vera, avvenga nei tempi giusti, i tempi che sono necessari, e sia accompagnata da tutta una serie di processi che la possano favorire e che possano far sì che avvenga, compreso, noi l'abbiamo chiamato nel documento, fast track delle autorizzazioni, pensando un po' a quello che succede in aeroporto quando passano quelli col fast track, che passano dritto e saltano le code, non perché vogliamo che ci sia leggerezza rispetto alle autorizzazioni, ma vogliamo, sappiamo quanto nel nostro paese il sistema delle autorizzazioni spesso sia un limite per il cambiamento, per gli investimenti, e quindi abbiamo la necessità che questi processi, che sono dei processi di riconversione industriale mirati proprio nell'ottica della transizione e nell'ottica della svolta green delle nostre imprese, abbiano dei percorsi preferenziali e possano non imbattersi, non restare bloccati da iter burocratici e autorizzativi che fanno, diciamo, di per sé da deterrenti rispetto alla scelta a volte dell'impresa di investire in cambiamento e in senso, diciamo, green. Queste cose sono delle cose, diciamo, fondamentali affinché il cambiamento avvenga, e avvenga in tempi, ripeto, che devono essere ragionevoli,
cioè non devono essere lunghi perché abbiamo dei tempi circondettati dall'Europa ai quali dobbiamo attenerci, ma devono essere tali da consentire un passaggio non traumatico da sistemi ad altri sistemi industriali, e in questo i lavoratori vanno accompagnati con politiche attive del lavoro che consentono la loro, il loro aggiornamento delle competenze, la loro ricollocazione, il fatto di trovare dei luoghi nei quali possano essere messe insieme la domanda e l'offerta. Fermo restando che è necessario, oppure saranno necessari talmente tanti nuovi profili professionali per i quali appunto la collaborazione con il mondo dell'università, con il mondo della scuola, con l'attivazione di percorsi di formazione professionale che consentano ai giovani di essere adatti facendo incontrare quella domanda e quell'offerta di lavoro che è una delle criticità dell'occupazione giovanile nel nostro paese, in un settore in così tanta rapida evoluzione tecnologica diventa fondamentale, perché sarà la scienza, la ricerca, l'evoluzione tecnologica a darci la chiave per una corretta riconversione delle nostre imprese. E le imprese saranno impattate tutte, non solo quelle che gestiscono il mondo della produzione energetica, saranno impattate anche quelle imprese che dovranno riconvertirsi in chiave di decarbonizzazione, che saranno, avranno la necessità di adottare una digitalizzazione spinta, tutte cose per le quali ci vogliono delle professionalità formate, specifiche, affinché appunto questo mondo del lavoro che cambia sia inclusivo anche per i giovani che escono dalla scuola e che si affacciano al mondo del lavoro. Quindi tutte queste cose bisogna metterle insieme e bisogna gestirle nel tempo, e bisogna gestirle nel tempo giusto, bisogna essere capaci di gestirle e di gestirle in maniera condivisa, includendo nella condivisione anche quelli che sono questioni di tempo, abbiamo fatto, come diceva il Ministro prima, in un tempo breve, forse se ne avessimo avuto di più e ci riserviamo di averne ancora dell'altro, avremmo anche potuto provare ad includere anche quelle associazioni sui territori, quelle associazioni che hanno un'ottica più ambientalista e che avrebbero potuto, con i quali si sarebbe anche potuto aprire un dialogo, e non è detto che non si potrà fare, e potrebbe essere un compito che questo tavolo può continuare a sentire suo, e sarà importante parlare con i territori, parlare con le istituzioni territoriali, parlare con i cittadini, dare la giusta informazione, fare delle campagne informative corrette. Abbiamo visto come le campagne informative non corrette, le abbiamo toccato con mano nella crisi Covid, possono generare dei mostri, possono generare delle opinioni e costruire delle opinioni pubbliche diverse, possono portarci verso, lo diceva il Presidente Mattarella nei giorni scorsi, verso un sentimento di antiscienza, che è una cosa che in questi processi noi non ci possiamo permettere. Quindi dobbiamo trovare il modo di comunicare, di parlare alla gente, di spiegare come sono le cose e di uscire da questa favola dell'interesse a mantenere, a conservare. Noi vogliamo cambiare, vogliamo stare dentro questi processi, e con la responsabilità che ci siamo assunti nello Stato a questo tavolo, come sindacato lo abbiamo dimostrato. E invitiamo, che questa giornata di oggi deve essere solo un passaggio, un punto di passaggio in cui rendiamo pubblico questo nostro lavoro, che deve continuare e deve essere propedeutico a quello che potrà accadere ancora e che dovrà accadere, con il quale ci impegniamo, ci assumiamo una responsabilità e che mettiamo a disposizione del governo, di chi farà le scelte. Noi come sindacato ci siamo, riteniamo di poterci essere insieme alle imprese, siamo parti sociali e riteniamo di poterci assumere la responsabilità di partecipare ai processi che verranno. Nella mia esperienza anche umana mi è rimasta impressa un'immagine di molti anni fa, del 62, quando a casa mia arrivò una telefonata la sera
e vidi l'espressione disperata di mio padre per quella telefonata che gli annunciava la tragedia di Bascapè. Lui era un collaboratore stretto di Mattei e da quella espressione si capì che finiva un sogno, non solo personale, per chi come lui lo aveva vissuto, ma sicuramente per il paese, un'idea di un'Italia capace di concorrere nel mondo, capace di tenere la testa alta rispetto alle sfide di un presente allora molto difficile e che aveva puntato molto sull'autonomia energetica e sulla capacità di questa energia di poter dialogare con i paesi più poveri, quelli del Mediterraneo, un'idea anche proprio geopolitica internazionale, finiva per grande parte con quella tragedia, quell'attentato, e faceva parte, io credo, di una serie di occasioni mancate che sono capitate nel nostro paese per tanti motivi. L'incidente automobilistico dell'ingegner Ciao dell'Olivetti, l'inventore del computer, il processo che colpì l'allora presidente del CNEN, la prima centrale nucleare civile, Felice Ippolito. Tante vicende che nel corso della nostra storia hanno bloccato delle nostre possibilità. Io sono rimasto colpito, e quando posso lo cerco di diffonderlo, di un documentario, un vecchio documentario, credo che sia della Fondazione Mattei, in cui eravamo immediatamente dopo finito il dopoguerra e Emi, anzi Agi, aveva comprato dagli Stati Uniti una trivella, l'aveva caricata su una nave, ci aveva messo dei tecnici emiliani, perché allora diciamo il gas si scavava in Emilia e quindi c'erano tutti questi tecnici che parlavano in dialetto romagnolo e che arrivava di fronte a Gela e si vedevano questi giovani contadini gelesi che venivano proprio dalle campagne che salivano su questa nave e imparavano a montare questa trivella. Fu montata la trivella davanti a Gela e si vedeva questo mischiare di dialetti, di giovani, ma non si capivano, poi alla fine si capivano perché erano tutti giovani. Dietro quella trivella nacque la raffineria, nacque il petrolchimico, nacque l'industria, nacque quella vicenda politica e sociale di Mattei che girava per quei paesi dicendo fate tornare i vostri figli perché c'è lavoro. Cito questo perché in quell'epoca e negli anni successivi l'idea di energia era legata fortemente a un'idea di progresso, a un'idea di lavoro, a un'idea di sviluppo, a un'idea di un'Italia che poteva stare meglio. Oggi il tema energetico viene vissuto in maniera molto controversa, spesso viene vissuto con paura, paura per gli effetti ambientali, paura per la chiusura di attività produttive. Non funziona così, noi dobbiamo superare questa paura e forse questo è il senso più profondo del manifesto che oggi lanciamo. L'idea cioè che il tema dell'energia non sia una maledizione divina, ma sia l'occasione per una ripresa economica, sociale, internazionale del nostro paese e in generale
di un mondo colpito da eventi che ieri, l'altro ieri Scurati diceva siamo in una condizione di quasi di non ritorno, siamo entrati dentro l'abisso, una visione anche pessimistica per molti versi. Io penso che dobbiamo, come stiamo facendo nel contrasto all'epidemia pandemica, riprendere con coraggio l'idea del valore della scienza, della tecnologia, della capacità dell'uomo di poter trasformare le cose in meglio. E certamente il campo dell'energia, il Green New Deal di cui molto si parla, deve essere affrontato in questa ottica, in un'opportunità di cambiare il modo di fare industria, di trasformare le nostre raffinerie, di trasformare i nostri petrolchimici, di trasformare le nostre centrali elettriche, sapendo che non si possono trasformare puramente e semplicemente girando la chiavetta e chiudendo industrie, chiudendo settori. Occorre cambiare, prendere atto di che cosa sono, valorizzare, veniva ricordato bene da Ricci, cioè noi non possiamo impiccarci ad un vettore energetico, dobbiamo avere una visione olistica, complessiva. Si parla tanto di Ilva, la raffineria verde, eccetera, ma come si produce quella, come si alimentano questo tipo, per esempio, di raffinerie piuttosto che di impianti di alluminio, piuttosto che tutta l'industria complessa del nostro paese? Certamente sole e vento, ma anche ricattura del CO2, utilizzo delle filiere di idrogeno, creare delle capacità di produrre sul territorio, per esempio, una filiera industriale dell'idrogeno con la costruzione di elettrolizzatori, cambiando in importanti settori, pensiamo alla navigazione per dirne uno che è decisivo, quindi puntando a creare dei motori capaci di utilizzare questo idrogeno, come in tutto il trasporto pubblico. Valorizzare quello che abbiamo fatto a Gela e Porto Marghera, quando abbiamo creato delle raffinerie che producessero non sulla base di combustibili fossili, ma producessero attraverso un riciclo di oli esausti piuttosto che di prodotti agricoli. Come pensa il sindaco Gualtieri di risolvere il problema della nettezza urbana di Roma? Sappiamo che solo il 36% della nettezza urbana di Roma viene lavorato, il resto o va in discarica, se c'è, o deve essere portato in giro per il mondo. Forse un'idea di riciclo del rifiuto, della sua capacità di trasformarlo in un nuovo materiale, di trasformarlo in energia, può essere un'idea non così balzana, ma forse un'idea per il futuro. La pandemia è stata affrontata anche con la plastica, dalle siringhe a tutte le attrezzature, e chiudo su questo. Quindi non è che possiamo pensare di demonizzarla, possiamo certamente fare una plastica totalmente biodegradabile, non prodotta da materiale legato al processo del carbone, del petrolio. Possiamo e abbiamo la tecnologia, valorizziamo. Ecco perché io penso che è possibile una transizione energetica che non sia una transizione per ricchi e che non sia una transizione che verde che ci lascia il verde. E questo manifesto io credo sia un contributo che mi auguro, come dire, che il governo lo faccia proprio con le sue posizioni, le sue osservazioni, perché siamo i primi che sul 55 siamo arrivati tutti insieme e forse questo conta qualcosa. Oggi per noi è una giornata importante ed è una giornata di lavoro. Ed è una giornata di lavoro che comincia male,
perché di stamattina l'ennesimo annuncio di una multinazionale che lavora nel nostro paese, la Glencore in Sardegna, che ha deciso di mettere in cassa integrazione 400 persone, un indotto di circa 1200, perché non riesce più a sostenere i costi dell'energia. È l'ennesimo annuncio di una serie che purtroppo viviamo quotidianamente. Il ministro Cingolani ha ben spiegato la genesi della nostra iniziativa. Io provo a dirla anche così, possiamo dirci in maniera molto franca che la genesi di questa iniziativa è nata dalla preoccupazione di tutti, delle parti sociali, del sindacato, della Confindustria Energia, perché ci siamo resi conto che l'idea che il Paese stava mettendo in campo per affrontare i grandi processi di cambiamento che riguardano il mondo, riguardano l'Europa, riguardano il nostro Paese, forse non era proprio, come dire, perfettamente adeguata alle condizioni del nostro Paese. Noi abbiamo espresso un giudizio, lo dico in maniera molto franca, perché proprio perché penso che oggi sia una giornata di lavoro e di confronto in cui dobbiamo dirci serenamente e francamente le cose. Noi abbiamo espresso un giudizio complessivamente come organizzazioni sindacali sui contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che non è stato un giudizio positivo, ma non per i contenuti, diciamo così, di carattere generale. Noi abbiamo criticato il fatto che quel piano, che contiene una visione rispetto al futuro, fa un'ottima fotografia della realtà, uno scenario, come dire, molto reale delle condizioni del Paese, parla molto del futuro, cioè di quello che dovremo fare nel 2030, nel 2050, ma non affronta la transizione. Cioè, quando noi diciamo che la parola stessa transizione significa un percorso che dobbiamo tutti insieme affrontare per cercare di mettere a riparo il sistema industriale del Paese, il Paese anche dal punto di vista sociale, non solo industriale, rispetto agli effetti dei grandi processi di cambiamento a cui dovremo assistere nei prossimi anni, critichiamo il fatto che quel percorso per noi non rappresenta in questo momento un percorso di transizione. Noi non siamo quelli che frenano, lo voglio dire in maniera molto chiara, perché poi è facile, come dire, che ci si presti anche a critiche da questo punto di vista. Noi anzi siamo quelli che vogliono accelerare nel processo di transizione, perché gli obiettivi che l'Europa ci ha indicato sono obiettivi ineludibili per tutti, sono obiettivi che dobbiamo tutti insieme raggiungere, ma per raggiungere quegli obiettivi senza rischiare di diventare un prato verde, come ha detto Paolo Pirani, ma come ha detto anche Romano Prodi qualche tempo fa in una sua intervista, dobbiamo cercare, come dire, di fare il meglio per accompagnare il processo di transizione. Perché, come dire, noi non partiamo tutti dalla stessa condizione. L'Italia è un paese particolare. Proviamo a guardare la realtà dei fatti, proviamo a non fare voli pindarici e stare con i piedi per terra. Noi siamo un paese che dal punto di vista industriale è costituito per il 90% di piccole e medie imprese. E se non vogliamo che la transizione sia un problema risolvibile solo dalle grandi multinazionali, dai ricchi, come li definiva Paolo, ma che possa interessare anche quel vasto tessuto industriale che è a valle delle attività dei grandi gruppi multinazionali, dobbiamo fare in modo che queste imprese abbiano la possibilità di rispondere al cambiamento. Noi siamo un paese che non ha materie prime, siamo un paese fortemente energivoro, siamo un paese trasformatore e abbiamo la necessità di tener conto del fatto che alcuni settori del nostro produttivo del nostro paese, quelli che noi definiamo hard to abate, saranno settori difficili da riconvertire. Le acciaierie, i cementifici, tutta la petrolchimica, la chimica, la ceramica, il vetro, sono settori che per la loro caratteristica di esercizio avranno delle difficoltà ad andare in una certa direzione. Allora il processo di cambiamento deve tener conto di questa condizione del paese. Questo non significa frenare, significa fare i conti con la realtà. E allora, se dobbiamo fare i conti con la realtà, io penso che noi dovremmo ragionare anche su alcune scelte che la politica ha fatto nel corso degli ultimi anni, che oggi, alla luce di quello che sta accadendo, si dimostrano scelte non coerenti con il percorso che dobbiamo affrontare. Ma ne cito alcune perché mi sembrano
come dire, significative. Noi abbiamo un gap tecnologico che dobbiamo recuperare rispetto a quello di altri paesi. Noi per tanti anni, e abbiamo fatto bene, lo voglio dire in maniera chiara, abbiamo fatto bene, abbiamo fatto la scelta di finanziare la crescita, la nascita e la crescita delle fonti rinnovabili nel nostro paese. Tutti noi, dalla nostra, quando andiamo a pagare le nostre bollette, paghiamo una quota che è servita a finanziare il mercato e la crescita delle fonti rinnovabili. Benissimo, obiettivo condiviso e nobile. Dopodiché io chiedo al governo, abbiamo mai pensato di sviluppare nel nostro paese una filiera industriale atta a produrre quella tecnologia? Noi le paleoliche, i pannelli fotovoltaici li compriamo all'estero, non ha prodotto un solo posto di lavoro quei 12 miliardi di euro all'anno che abbiamo dato a quel tipo di finanziamento. E lo dico perché rischiamo di correre lo stesso rischio con la tecnologia che serve per affrontare la transizione energetica. Le batterie, paradossalmente, noi diciamo dobbiamo aumentare la produzione da fonti rinnovabili, benissimo, dobbiamo passare dal 20% che ci garantisce eolico e solare al massimo possibile, arriviamo al 40% scarso con l'idroelettrico, con la geotermia, con le biomasse. Se vogliamo aumentare il potenziale generativo di queste fonti, noi dobbiamo pensare che queste fonti, per loro natura, sono fonti discontinue, servono le batterie, servono i sistemi di accumulo, li produciamo nel nostro paese? No. Vogliamo tutti fare l'idrogeno verde? Bene, benissimo, acceleriamo in questa direzione. Per fare l'idrogeno verde servono gli elettrolizzatori, li produciamo nel nostro paese? Allora, se insieme ai processi di cambiamento, se i processi di cambiamento non si accompagnano ad un'idea di politica industriale che metta a terra la possibilità che vengano costruite quelle filiere industriali, noi saremmo comunque in ritardo rispetto a questa condizione. E poi ci scopriamo tutti meravigliati e sorpresi quando le bollette del gas aumentano del 40% dalla sera al mattino. Anche qui, per parlare di scelte politiche che io penso in qualche modo dovremmo rivedere. Dati Novisma, quindi non è che li abbiamo inventati noi. Noi potremmo utilizzare come fonte, come vettore di transizione il gas, e potremmo utilizzare quello che il nostro paese produce, potrebbe produrre. Il costo di produzione del gas che potremmo estrarre nei giacimenti che sono di fronte alle coste dell'Adriatico, Ravenna, costerebbe 5 centesimi al metro cubo. Noi abbiamo impedito da qualche anno a questa parte che ci fosse la possibilità di continuare a estrarre gas, poi non lo facciamo noi da questa parte dell'Adriatico, lo fanno quelli che stanno sulla sponda opposta e ce lo rivendono a noi al triplo del prezzo, e continuiamo a pagare il gas ai russi e ai paesi del Nord Africa 55 centesimi al metro cubo. E poi ci meravigliamo se le nostre bollette aumentano di quell'entità. Qui non si tratta di pensare all'utilizzo del vettore gas da qui all'eternità, perché è una fonte fossile, dobbiamo abbatterla, così come stiamo dicendo che bisogna eliminare il carbone, ma si tratta di capire che quel vettore in questo momento è indispensabile per il nostro paese dal punto di vista della sostenibilità industriale del paese. Se non vogliamo perdere competitività, se vogliamo continuare ad essere il secondo paese manifatturiero in Europa e il settimo paese industriale del mondo, i conti con la realtà dobbiamo farli. Ho iniziato parlando della Sardegna. La Sardegna chiuderà le centrali a carbone nel 2027, adesso sembra, perché nel 2025 non si riuscirà a farlo, ed è un problema. Dopodiché ci vogliamo chiedere perché la Sardegna è l'unica regione d'Europa dove non è possibile portare il gas. Cioè, come è pensabile che quella regione diventi una regione subalterna al fatto che ci sarà un cavo collegato dalla Sardegna al continente e che fornirà energia? Le attività industriali di quella regione come si sosterranno? Queste sono le condizioni con cui dobbiamo fare la realtà. E poi c'è tutto l'aspetto sociale, io su questo chiudo per non farla troppo lunga. Noi rischiamo di pagare un costo sociale devastante se non mettiamo a terra
un sistema di protezione che garantisca una giusta ed equa transizione. Non lo diciamo solo noi, lo dice l'Europa, i documenti della Commissione Europea, i documenti dei sindacati europei, la Confederazione Europea dei Sindacati, Industriolle, che è il sindacato delle nostre categorie, parlano di giusta transizione, giusta dal punto di vista industriale, giusta dal punto di vista sociale. Ma se deve essere giusta dal punto di vista sociale, i lavoratori devono essere i protagonisti di questo processo di cambiamento. Se noi non rendiamo i lavoratori protagonisti dei processi di cambiamento, se non li facciamo diventare attori principali del cambiamento, se il sindacato e le parti sociali non diventano agenti del cambiamento, noi non avremo resilienza, avremo resistenza da parte di quei soggetti a cambiare. Perché se la prima preoccupazione che un lavoratore ha nel momento in cui si rende conto che il mondo sta cambiando è quella di perdere il proprio posto di lavoro, noi con quei lavoratori dovremmo farci i conti, dovremmo andargli a spiegare che la direzione del mondo è quella, ma per andare in quella direzione il primo sacrificio che bisogna fare è perdere l'occupazione. Non è sostenibile questa cosa. Il fondo speciale che abbiamo chiesto nel manifesto per sostenere i processi di transizione a questo deve servire, per accompagnare questi processi, perché non possiamo lasciare nessuno indietro, perché c'è bisogno di riconversione professionale, c'è bisogno di mantenere le competenze, ripeto, c'è bisogno di far sentire le persone protagoniste del cambiamento. E allora io penso che noi con questo manifesto di questa mattina abbiamo provato a colmare quel percorso, quello che secondo noi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza va colmato, va integrato, quello spazio che va riempito, e cioè dobbiamo decidere insieme come fare questo percorso, come affrontare la transizione, e dobbiamo farlo oggi, perché come ha detto giustamente il Presidente del Consiglio, le scelte che riguarderanno il futuro del Paese esistenziale, utilizza il Presidente del Consiglio come termine, io sono assolutamente d'accordo, è un problema esistenziale. Se vogliamo che i prossimi 30, 40, 50 anni il Paese sia in una condizione migliore, con un modello sociale migliore di quello che abbiamo lasciato prima della pandemia, le scelte vanno fatte oggi. Oggi vanno fatte le scelte, e queste scelte devono vedere protagoniste le parti sociali, i lavoratori, le imprese e il sindacato. Intanto volevo iniziare con i ringraziamenti al Presidente del Consiglio, al Ministro, che ci hanno dato uno stimolo importante, anche alla presenza del Primo Ministro, credo che dica l'importanza e la storicità dell'incontro di oggi. E credo che possiamo dirlo senza ombra di dubbio, abbiamo fatto bene, abbiamo fatto un grande lavoro, e diciamo la mia organizzazione sindacale, essendo poi l'organizzazione tutta elettrica all'interno della CISL, ha girato attorno al concetto della copertura dei fabbisogni con carattere di continuità. Che voglio dire con questo? Voglio dire che c'è l'energia che serve in un dato momento, adesso, è l'energia che deve essere prodotta in quello stesso momento. Queste due cose devono stare in equilibrio sempre, quindi quanta energia serve e come produrla è un elemento attorno al quale noi dobbiamo assolutamente girare senza distanziarci più di tanto da questo concetto, perché altrimenti si sbagliano le date magiche. Se uno potesse fare la storia delle date magiche che noi abbiamo avuto all'interno di questo argomento, ci renderemo conto che le abbiamo sbagliate, o le ha sbagliate che le ha sbagliate, perché non abbiamo saputo tener conto che a volte le tecnologie non seguono i nostri pensieri, che i costi che servono per fare certe questioni sono costi altissimi, che c'è la non fattibilità di alcuni ragionamenti. Ecco, noi abbiamo cercato di portare tutti insieme, con un progetto condiviso, un disegno condiviso, un manifesto condiviso. Poi lo diceva il Presidente Ricci, non ci sono soltanto i 10 punti, ci sono anche delle slide molto molto importanti che davvero credo che consegneremo alla storia. Un piccolo passo indietro lo voglio fare proprio sul metodo, e sono contento che il Presidente Draghi lo abbia detto più volte.
e ha detto questo è il metodo giusto, è la concertazione giusta, è la partecipazione giusta, spero che questa cosa possa essere esportata in altri settori. Io mi fermo al nostro settore, noi abbiamo detto, già siamo in parola, che continueremo a ragionare nei prossimi anni con questa formazione, affinando sempre di più il lavoro che abbiamo fatto. Noi abbiamo fatto un grande lavoro, forse possiamo dire che l'abbiamo fatto un po' troppo in fretta perché ci siamo trovati a lavorare, ma molto in fretta, ma abbiamo fatto anche molto bene. Credo che il tempo ci abituerà, cioè ci aiuterà a fare sempre meglio. Ecco. Detto questo, noi qui abbiamo realizzato, ci tengo a dirlo perché la mia confederazione su questo è un po' un nostro DNA storico, la vera partecipazione, cioè noi qui possiamo davvero dire che grazie alla politica, grazie a tutti noi abbiamo creato un momento di partecipazione vera. Credo che il futuro che verrà non può che essere pensato e disegnato e costruito tutti insieme, non ci può essere un altro metodo, non ci può essere un altro metodo, questo è bene sottolineato, quindi i complimenti vanno a chi ha favorito tutto ciò. Dicevamo la copertura dei fabbisogni con carattere di continuità e insieme a questo abbiamo anche detto un'altra questione, attenzione che quando si parla di sistemi elettrici, di rete elettrica, per cambiare il sistema ci vogliono 20-30 anni, ci vogliono investimenti ingentissimi, ci vogliono una serie di cose che per brevità ovviamente non dico. È chiaro che noi condividiamo ogni sforzo per il contenimento delle emissioni di CO2, ma questo lo dobbiamo fare restando ancorati alla realtà, altrimenti non saremo in grado di arrivare dove tutti insieme vogliamo arrivare. Lo dicevo prima, l'elettricità è una materia strana, va prodotta quando serve, non può essere messa nei granai. Possiamo stoccare il gas, possiamo stoccare il petrolio, possiamo stoccare il carbone, l'energia, tranne in piccolissima parte sistemi di accumulo che ancora però non funzionano, non può, come dire, non regge tante volte, no, diciamo prima le date magiche, e quindi non serve accusare chi dice queste cose, dice ma guardi indietro, guardi nello specchietto retrovisore, no, si guarda la realtà. Il nostro contributo principale è stato proprio questo, cioè far capire, cioè dire dentro il nostro documento che la questione non è ideologica, non è politica, è semplicemente tecnica. Vedo che il ministro segue molto bene, attiene all'equilibrio che in ogni momento va realizzato tra domanda e offerta, sapendo che le fonti rinnovabili, lo dicevamo anche prima, non hanno carattere di continuità, e noi diciamo purtroppo non hanno carattere di continuità, perché se avessero carattere di continuità avremmo probabilmente risolto i problemi. Ma non avendo carattere di continuità significa che se in un dato momento non c'è il sole, non c'è il vento, non ci sono precipitazioni importanti, la domanda di energia è sempre quella che richiede un paese, che richiedono le famiglie, che richiedono le imprese, che richiedono le aziende, le industrie. In quel momento, anche in assenza di sole, devi produrre. E allora credo che noi dobbiamo avere il coraggio a tutti i livelli di avere chiara questa questione, ma soprattutto, perché è chiara, credo ce l'abbiamo chiara in tanti, il fatto di dirla questa questione, perché altrimenti non ci aiuta, e lo ripeto ancora una volta, dire delle date magiche, cioè l'idea di superare radicalmente il ricorso agli idrocarburi, e tra questi anche il gas, è raggiungibile ed è possibile alla sola condizione di risolvere il problema degli accumuli. Non c'è altra possibilità. Usare un approccio realista ci aiuterà alla comprensione dei cambiamenti e ci aiuterà a capire quello che davvero possiamo fare. Io, dato che c'è il Ministro, mi permetto di offrire un'ulteriore riflessione. In Italia, dai processi di liberalizzazione in avanti, abbiamo avuto i governi che si sono succeduti che, dal nostro punto di vista, qui mi assumo la responsabilità ovviamente di quello che dico, hanno poco protetto le imprese nazionali che stavano nel settore, non perché non gli abbiano consentito dei guadagni anche importanti, ma perché non si è tenuta a vista una reciprocità che su questa materia deve essere importante. Io faccio un esempio per farmi capire. Adesso si sta parlando, Ministro, e lei lo sa benissimo, di concessioni idroelettriche. Cioè la parola magica per quanto riguarda l'energia deve essere reciprocità, cioè
le aziende estere possono venire a fare gara, vedo che anche qui, a fare le gare da noi nella stessa maniera in cui le nostre aziende possono andare da altre parti. Sta accadendo che questo non è possibile. Cioè noi con il DDL concorrenza stiamo favorendo, e spero che questo verrà cambiato, una serie, un'impostazione che favorisce, no, l'apertura agli altri, dalle altre parti non si saprebbe neanche come farle quelle gare, perché ci sono dei sistemi e credo che su questo dobbiamo essere d'accordo. Perché poi reciprocità? Perché ricordiamoci anche un'altra cosa, e credo che debba andare alle conclusioni, poi 3 minuti ma ce la farò. Credo che noi dobbiamo anche ricordarci un'altra questione, dobbiamo raccontarla a noi stessi con verità. L'Italia è l'unica nazione che non produce da fonte nucleare. Va benissimo, abbiamo scelto, abbiamo fatto, ma dobbiamo sapere che tutto il mondo produce da fonte nucleare. Dopodiché sento alcuni amministratori delegati di aziende importanti che dicono la decarbonizzazione domani mattina. Se ciò fosse vero, noi domani mattina avremo l'unica nazione al mondo che produce senza carbone, e speriamo che questo possa accadere il primo istante di dire, e senza nucleare, mentre le altre nazioni a noi vicine continuano a produrre in questa maniera. Questa è la nazione, lo diceva prima Marco, sta spendendo 250 miliardi, una cifra importante, direi stratosferica per non dire altro. Quindi su questo bisogna che facciamo attenzione e che ci proteggiamo ancora di più. Io potessi dare un consiglio, potessi dare un contributo, è questo: facciamo quello che fanno le altre nazioni, cerchiamo di stare attorno a quello che fanno le altre nazioni, sapendo che il nucleare ovviamente non possiamo recuperarlo. L'ultima questione, ce ne sarebbero due, una la taglio, che è quella che taglio, diciamo, è l'aspetto della regolazione del sistema che andrebbe rivisto, perché già forse non ha mai funzionato tanto bene. L'altra questione che è fondamentale, la rete, e qui ha detto bene il primo ministro Draghi, il presidente del Consiglio, quando i problemi sono esistenziali, quando i problemi sono importanti, il governo scende in campo. È perfettamente quello che è successo questa mattina, è perfettamente quello che noi auspichiamo. Guardate, la dico così, per fare quello che tutti vogliamo fare serve una rete diversa, efficiente, digitalizzata. Ogni tanto mi sembra che siamo al paradosso, parliamo di macchine, di come rendere le macchine più potenti, più veloci, dimenticandoci che non abbiamo le strade. Ecco, questo quando si parla della nostra materia è quello che sta succedendo. La rete deve essere gestita in maniera univoca, non c'è un altro modo per gestire la rete. Quando noi parlavamo del 177, a proposito di concertazione, non siamo riusciti negli anni a far capire che era una cosa sballata, non ci siamo riusciti, mi si perdoni un attimo, perché non si può non capire una cosa che era davvero semplice da capire. Ma se anche qui nei prossimi anni dovessimo pensare a una rete regionalizzata con delle esperienze di gestione regionalizzata, si deflagra il sistema e si rallenteranno tutti i processi che noi oggi vogliamo portare. Buongiorno, grazie veramente di cuore alle nostre delegazioni nazionali di categoria, di energia, al ministro Cingolani per aver costruito, diciamo, una manifesto, ho visto leggendo una sorta di decalogo vero per quanto riguarda il tema della transizione energetica, un manifesto, una grande piattaforma pragmatica che può definirsi veramente come un traino importante per la ripartenza del paese, se si aggancia, come si diceva, a principi veri di sostenibilità sociale, di partecipazione sociale. È una intesa che per noi ha un grande valore, tanto come modello. Lo richiamava il presidente Draghi, può essere un esempio che andrebbe emulato, replicato anche in altre categorie, in altri settori. Con il governo in questi mesi abbiamo costruito un metodo che, quanto ha centrato il tema del dialogo, del confronto, ha portato a casa assolutamente importante. Con il governo Draghi abbiamo sottoscritto 2 intese sul tema della salute e della sicurezza per contrastare il Covid, il primo per aggiornare il
protocolli sottoscritti nella fase più acuta dell'emergenza sanitaria, il secondo per sostenere la campagna di vaccinazione nei luoghi di lavoro. Il governo ha accompagnato l'impegno delle parti sociali centrando questo obiettivo. Quando abbiamo messo al centro il dialogo e il confronto, abbiamo portato a casa un importante patto sull'innovazione e la valorizzazione della pubblica amministrazione, il 10 di marzo. Con lo stesso metodo di confronto, governo e sindacati hanno condiviso, concertato, negoziato il patto sulla scuola e sulla pubblica, sull'istruzione, sul sistema formativo. Attraverso il dialogo abbiamo anche gestito bene la fase di uscita a giugno dal blocco dei licenziamenti con un avviso comune che abbiamo sottoscritto con Confindustria e con altre associazioni datoriali. In una parola, quanto al centro delle relazioni sindacali tra associazioni datoriali, governo, sindacato, si mette il tema del dialogo, del confronto, i risultati arrivano. Ed è questo un elemento centrale, importante, soprattutto in questa fase di ricostruzione e di ripartenza del Paese. Insieme, insieme è possibile aiutare il Paese a risollevarsi dalle macerie della crisi economica, dell'emergenza sanitaria. Insieme è possibile avviare la fase di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Insieme è possibile sostenere il cammino faticoso delle riforme. Quando al centro c'è il dialogo, la condivisione, la partecipazione, portiamo a casa tutti, nell'interesse generale, risultati importanti. Quando alcune volte, mi permetto di dire, il governo si avvia con iniziative un po' solitarie, con atti unilaterali, i nodi arrivano al pettine. È stato così col decreto sostegni, mi permetto di dire, è così anche rispetto a questa legge di bilancio che è in esame, in approvazione nel Parlamento, che presenta al proprio interno luci e ombre. Ma gli squilibri secondo noi nascono dal mancato confronto, dal mancato dialogo che ha preceduto l'approvazione in Consiglio dei Ministri. Ecco perché considero quello di oggi un atto autenticamente importante, significativo, che può dare il modello da sostenere, da replicare. Vi faccio dire, ritornando, anche se sono passati tanti anni, tanta acqua è passata sotto i ponti, ritornando un po' allo spirito, all'impostazione, ai principi, al modello dei grandi accordi di concertazione dei primi anni 90, quando grazie alla responsabilità delle parti sociali, del sindacato in modo particolare, noi riuscimmo a salvare il Paese. Erano anni complicati, difficili, un'inflazione che galoppava a due cifre, conti pubblici dissestati, molti sostenevano che l'Italia non riusciva a centrare l'obiettivo dell'adesione alla moneta unica europea. Quello spirito, quella politica dei redditi, quello sforzo di responsabilità ha costruito frutti importanti. Io penso che oggi noi dovremmo, sicuramente in una dimensione diversa, ritornare a quella impostazione. In quegli anni chiedemmo sacrifici al Paese, alle lavoratrici, ai lavoratori. Oggi abbiamo una formidabile opportunità davanti a noi, tante risorse da impegnare e da spendere, che arrivano dall'Europa. Molte volte, e chiudo, la nostra attenzione si focalizza sulle risorse pur importanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché ai 192 miliardi del piano si aggiungono i 30 miliardi del fondo complementare, una dote finanziaria enorme, ma c'è da aggiungere anche altro a quel piano. Penso alle risorse che arriveranno
dal nuovo ciclo di riprogrammazione dei fondi comunitari del nuovo settennio 21-27, alle risorse del fondo RIAD, alle risorse che dovremmo impegnare, spendere del fondo sviluppo e coesione. Speriamo, auspichiamo che la Commissione europea rifinanzi anche nel 22 il fondo SURE, che tanto sostegno ha dato un anno fa per finanziare ammortizzatori sociali, interventi di riorganizzazione e di riduzione dell'orario di lavoro per evitare superi e licenziamenti. Tutto mancherà al Paese nei prossimi anni tranne che le risorse. Ecco perché stiamo chiedendo al Governo sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza un impegno di governance autenticamente partecipata. Vogliamo stare ai tavoli di confronto con i ministeri, con le amministrazioni nazionali, perché siamo interessati a cogliere le ricadute di tipo economico, sociale, produttivo e occupazionale. Diciamo che i campi nei quali noi potremmo fare degli accordi sono tantissimi, intanto con le nostre controparti, quindi ci vediamo con le nostre controparti da tanto tempo, e ovviamente anche con il governo, dove il problema è un po' più complesso, perché quando noi chiediamo di avere una visione del Paese, una visione del futuro condivisa, spesso ci si dice di sì, ma nelle scelte che poi vengono fatte, queste scelte noi non le vediamo. Se io dovessi fare un esempio concreto, per esempio rispetto ai temi che noi stiamo trattando, se io dovessi dire che nella manovra finanziaria ci sono misure che provano ad integrare innovazione e ricerca con le politiche industriali, troverei grandissima difficoltà, intanto perché non riesco a trovare le politiche industriali nelle scelte politiche del governo, e poi perché non riesco a trovare quelle politiche industriali collegate alla manovra e al PNRR. Quindi, per fare un esempio banale e lanciare, come dire, una provocazione, ma per dire che proprio su questo tema noi avremmo bisogno di capire quali sono le scelte strategiche che il nostro Paese farà, quali sono gli asset sui quali noi concentreremo i nostri impegni, ovviamente ci manca un pezzo di discussione, probabilmente manca un pezzo di visione, non voglio essere presuntuoso, mancherà anche a noi, però su questo noi non siamo riusciti a confrontarci, né con il governo, né con le nostre controparti. Una curiosità da giornalista che però poi insomma credo sia relativa alle news: come siete usciti dalla discussione di ieri sera sul famoso tavolo tecnico sulla spesa dei 7 miliardi? Scusi, ma uno così dice, c'è 8 miliardi a disposizione, uno viene dato all'INAF, gli altri all'IRPEF, poi sarebbero i lavoratori. Non è un buon trattamento da parte del governo, faccio la difesa dell'amico del Giaguaro, insomma. Confrontiamoci su questo, intanto però... Non c'entra con questa roba. No, però... Credo sia però, importante saperlo, perché noi stiamo misurando anche, come dire, la fattibilità politica di questo che oggi mettiamo a terra, cioè quanto è consolidato e quanto si può consolidare l'accordo a partire dalle categorie e arrivando alle confederazioni, insomma. Quindi il mio scopo non è quello di capire se poi questa roba, che è molto bella, è stata considerata molto bella anche dalle categorie, regga poi a un livello più alto di confronto. Io credo che questo nessuno in questa sala non sia interessato a sapere questa cosa, perciò porto avanti questa domanda. Utilizziamo lo stesso criterio dell'analisi fatta precedentemente, vediamo se abbiamo la stessa visione. C'è una riforma fiscale in questo Paese, di questa riforma fiscale si parla da tantissimi anni, il Presidente del Consiglio si presenta alla Camera nel suo discorso di investitura, dice che noi dobbiamo affrontare una riforma attraverso step successivi. Anzi, nel discorso di investitura alle Camere lui fece riferimento a una esperienza dei Paesi del Nord Europa, di una commissione che aveva lavorato, se non ricordo male, in Svezia, e aveva messo appunto una proposta. Lui in quel incontro, in quel discorso di investitura alle Camere, dice che c'è la necessità di fare una riforma fiscale. Su questo siamo tutti d'accordo. Dico fra parentesi che il primo atto del governo è stato il condono, poi qualcuno mi dirà no, ma erano le cartelle che comunque non si potevano, però l'atto politico è stato un condono, cioè politicamente ha dato un messaggio che in questo Paese chi non paga le tasse riesce sempre a trovare una soluzione, chi lavora come lavoratori dipendenti pensionati hanno un reddito fisso, le pagano comunque. Si apre un confronto sul tema e c'è ovviamente in una manovra che apre e che utilizza tante risorse la possibilità di utilizzare delle risorse per dare delle risposte. Allora anche qui però riequilibriamo il sistema. Nel corso della pandemia, e lo dico la massima convinzione, giustamente
alle aziende sono stati dati 170 miliardi di euro. Sostegni, aiuti, in quel momento era assolutamente necessario, anche perché c'è un presupposto che se noi non difendiamo le aziende, non difendiamo i posti di lavoro, e quindi nessuno di noi ha mai detto di no. Ora c'è una manovra finanziaria che viene presentata dicendo noi dovremmo fare una riforma complessiva. Questo è il primo tempo. Siccome noi siamo sempre abituati a vedere i primi tempi in campo avversario e poi i secondi tempi nei campi di lavoro che non arrivano mai, in questo campo abbiamo detto quando ci sono delle risorse utilizziamole per dare risposta a chi durante la pandemia ha pagato le conseguenze più gravi. Quando faccio questa affermazione mi riferisco intanto a una percentuale di lavoratori che ricordo stanno sotto i 15.000 euro. E non è vero che non ce ne siano, sono il 30% dei lavoratori dipendenti. Sono part-time, sono i riders, quelli che ci hanno portato tutto a casa, sono le cassiere dei supermercati che hanno contratto part-time, sono i lavoratori della logistica, sono i lavoratori precari. Però ci sono questi lavoratori con questo reddito, e non credo di sbagliarvi per nulla, una serie di interventi del governo che sono il bonus, per certi versi parte della famiglia, non c'è niente. No, se noi mettiamo da parte gli incapienti o i poveri, tra virgolette, complessivamente ci sono degli interventi delle detrazioni fiscali sulle quali noi abbiamo chiesto di discutere. Però i numeri rendono chiara la situazione. Noi abbiamo tra lavoratori dipendenti, tra quelli che il MEF definisce quelli che pagano, il 36% di lavoratori che stanno sotto i 15.000 euro e il 31% fra 15 e 26.000 euro, e fra i pensionati abbiamo il 40% sotto i 15.000 euro e il 30% fra i 15 e 26.000 euro. Noi abbiamo fatto una proposta, abbiamo presentato una proposta in Italia e abbiamo detto noi chiediamo di intervenire sulle detrazioni che danno una mano a chi sta in quelle difficoltà e che soprattutto abbiamo chiesto di utilizzare quelle risorse sul cuneo fiscale. Devo dire che in questo caso, nonostante il Presidente di Confindustria spesso battagliamo sui giornali, in questo caso Confindustria ha detto siamo d'accordo. Noi siamo per intervenire. Un po' di accordo c'è con la sì, su questo la vediamo allo stesso modo. Anche il Presidente Bonomi ha detto noi siamo per intervenire sul cuneo fiscale. Il Presidente Bonomi ha detto un terzo alle aziende, due terzi ai lavoratori. E devo dire che l'ha detto anche Banca d'Italia, che non è un nostro ufficio studi. Banca d'Italia, la persona del suo governatore, ha detto guardate che in questo momento è necessario intervenire sul cuneo fiscale. Perché? Abbiamo un'inflazione al 2%, potremmo discutere qui anche a lungo dell'aumento dei costi dell'energia. Non soltanto no. No, era una battuta e la chiudo subito, però anche qui potremmo discutere. C'è effettivamente una riduzione del potere di acquisto dei salari. C'è una legge di macroeconomia, io sono un umilissimo studente, ma insomma se in questo paese non ripartono i consumi, sarà complicato dare soddisfazione al 70% delle aziende che producono per il mercato interno. E allora noi abbiamo chiesto al governo, nella prima occasione dell'incontro con Draghi, di fare una scelta che andasse verso questa tutela, non escludendo gli altri, però l'intervento doveva essere per noi sul cuneo fiscale e non sull'IRA, perché vorrei aggiungere che anche qui la pandemia qualche cicatrice l'ha lasciata. Cioè il dissesto della sanità pubblica e della sanità del territorio, la ricordiamo a tutti, e qualcuno di noi ha perso anche qualche caro perché quel sistema era stato smontato. Quindi l'IRAP che finanzia anche la sanità regionale, abbiamo detto non tocchiamolo, anche perché alle aziende erano sempre andati 170 miliardi. Abbiamo fatto un primo incontro con il Presidente Draghi ha chiesto, eravamo lì al tavolo, convincetemi ad utilizzare le risorse verso questo settore. Noi abbiamo provato a spiegare le nostre posizioni, quel documento unitario che abbiamo consegnato tanto tempo fa, è stato fatto un accordo politico. L'accordo politico dice noi interveniamo invece sull'IRPEF, che poteva essere utilizzato in parte sul cuneo fiscale, interveniamo sull'IRPEF. Io sottolineo soltanto alcuni risultati. Fino a 26.000 euro, a 30.000 euro, dove c'è la maggior parte dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, siamo sgravi fiscali sull'IRPEF che girano intorno ai 200 euro, da 200 a 250 a 270, e poi nella fascia mediana tra 40 e 60 mila euro si ha il pezzo importante delle detrazioni.
tra i 60 e i 200 mila euro, noi abbiamo detrazioni per la stessa cifra dei lavoratori fra 15 e 26 mila euro. Allora, io devo dire la verità, non lo so, intanto nel metodo. Ma ieri l'incontro non è andato bene. Non è andato bene. Non è andato bene perché il ministro del tesoro ci ha detto: farete sciopero, organizzerete qualche sciopero per noi è uno strumento, non è un obiettivo. Io ricordo che c'è in corso una mobilitazione che vede tutti i giorni lavoratori e lavoratrici pensionati in piazza per sostenere le nostre idee. Noi abbiamo un altro impegno con il presidente Draghi per discutere sul tema delle pensioni. Adesso in finanziaria, sono interventi finanziaria, ovviamente aspettiamo di capire se il governo risponderà e come risponderà. Sì, avete intenzione di arrivare a una protesta contro il governo? Ma la protesta c'è, noi in questi giorni stiamo facendo mobilitazioni. Una cosa di più efficace. Abbiamo manifestazioni in tutte le piazze, abbiamo assemblee su posti di lavoro, abbiamo attività, ovviamente chiediamo ancora al governo, c'è il tempo della discussione, di cambiare idea. Se il governo non dovesse cambiare idea, chiaro che CGL e CGL faranno le valutazioni e decideranno se rispondere in modo diverso. Se le posso dare una metafora, ieri sera io continuo a sostenere... Non mi si dà la metafora come risposta, mi si dice qualcosa di chiaro. No, io penso di essere stato chiaro, se poi vuole anche una provocazione ve dico. La sensazione di trovarsi nella foresta di Sherwood, cioè noi qui abbiamo una situazione nella quale c'è Robin Hood al contrario. Noi avremmo dovuto tutelare i redditi più bassi, il rischio è che tutelare i redditi mediani che sono di circa 8-9 milioni di lavoratori, ma poi diamo i soldi anche a chi forse di questi soldi non avrebbe bisogno per far ripartire la paese. Ecco, questa è la sensazione che noi gli abbiamo. Capito. Su una nota diciamo un pochino più positiva, capisco che abbiamo gelato l'aula qui in un momento che invece si parlava di cose, di accordi. Tornando sugli accordi, visto che lei è più polemico, Bombardieri, qual è il punto centrale invece dell'accordo fatto? Il punto più importante per lei per valutare l'importanza diciamo del metodo consultazione, del metodo fare insieme, no? Ce ne sono tre che vorrei sottolineare. Si ha sprecato tutto il suo intervento, è colpa mia, quindi ho chiesto lì. Il primo è quello di identificare un futuro condiviso nel percorso che viene tracciato nel documento. Il secondo è quello di spingere sul fatto che innovazione e ricerca per affrontare la transizione energetica devono essere messe a disposizione delle grandi aziende, ma delle piccole e medie aziende in questo paese. Io ricordo che la stragrande maggioranza delle nostre aziende è di una capacità innovativa limitata e che quindi c'è bisogno che il governo, che il sistema pubblico sia in grado di andare all'azienda, la racconto così, a chiedere che tipo di innovazione hai bisogno per affrontare la transizione energetica e che strumenti noi ti possiamo dare. E il terzo punto, che per noi è prioritario, ma lo metto insieme agli altri tre, è l'attenzione data ai lavoratori e alle lavoratrici, cioè al lavoro, al processo di formazione, di riqualificazione professionale, di attenzione al lavoro, perché noi rischiamo... Per sintesi, in questo accordo voi ritrovate invece quell'attenzione a un percorso e, come dire, un'uguaglianza di dialogo tra i lavoratori e i produttori, che invece criticate su un piano più generale come mancante. Ho capito? Sì. Perfetto, ho capito. Sbarra. Sono molto colpito da quando prima si diceva la questione del gas, gli orizzonti che, diciamo, anche il costo del gas apre oggi già immediatamente ed è calcolato qui dentro, dal fatto che noi abbiamo rinunciato, per esempio a Ravenna, un'altra questione aperta anche interessante da citare è stata la Sardegna, di non fare più perforazioni sostanzialmente. Lei pensa che questo è una critica positiva a quello che è stato fatto finora e crede che si possa ripartire su questo? Perché i numeri in verità vanno a favore di fare una ricerca italiana, no, del gas. Noi dobbiamo sostenere, come si sostiene giustamente, come si richiama nel manifesto, una transizione graduale, che non significa rinunciare alle sfide che abbiamo davanti, ma di accompagnare il processo con un'azione di governo vero, con una forte condivisione che faccia leva un pochino in questa
necessità di lasciarsi un po' alle spalle alcune metodologie e sfidarsi con il nuovo, con l'innovazione. Questo significa, come dire, affrontare, ripeto, il nodo di una necessità di sostenere questo passaggio con un grande, con una grande condivisione, con una grande governance. Perché il Paese ha necessità di essere accompagnato con gradualità, se non vogliamo pagare i prezzi pesanti dal punto di vista sociale. Se... Questo discorso come è impatta con la questione delle perforazioni? Con le gradualità che noi dobbiamo trovare, cioè noi pensiamo che come dire, si possa... Bisogna affrontare la questione di riaprire per esempio le perforazioni con gradualità, è questo quello che vuol dire? Io penso che il cambiamento, la transizione energetica, ecologica, che è una sfida sicuramente decisiva e importante davanti a noi, va accompagnata nel tempo senza rinunciare all'obiettivo, evitando di lasciare sul campo costi sociali, chiusure di impianti, percorsi di desertificazioni industriali che abbiamo vissuto e che secondo me è sbagliato riproporre. Ecco perché il tema di come affrontiamo insieme nella prospettiva un governo che accompagni questi processi con gradualità, senza voli pindarici, senza salti nel buio. Mi pare che oggi le condizioni per accompagnare questo processo, anche con risorse che abbiamo nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ci sono. Le ragioni di una condivisione, di un dialogo, di una vera partecipazione tra parti sociali e governo hanno anche questo significato. C'è un altro punto secondo me che non ho capito, lei è a favore poi di riaprire le perforazioni? Ma noi con le categorie abbiamo valutato, abbiamo ragionato che nella fase attuale è importante accompagnare i processi che abbiamo davanti anche non rinunciando a queste iniziative. Non penso che sia sicuramente un atto da bloccare, da evitare, nella prospettiva di gradualizzare anche la fase di passaggio con le transizioni in atto. C'è un altro punto secondo me che è molto interessante di questo passaggio, no? Cioè, ed è il problema della tecnologia. Giustamente tutti qui hanno fatto riferimento, Ricci ha dato molto enfasi, Presidente Ricci, a tutta questa parte, facendo notare che l'Italia non è in grado comunque di misurarsi con le grandi nazioni europee, parliamo di europee in questo caso, sulle grandi fonti di energia, però può lavorare con un'intensa modifica, diciamo, della nostra capacità di produrre tecnologie nuove. Può fare un elemento di ricostruzione interna, diciamo, delle risorse che già ci sono. Questo schema, lo dico a tutte e due, vi convince? È possibile? Noi dobbiamo fare grandi investimenti sull'innovazione. Il Paese sconta ritardi storici e paga anche per questo scarso investimento sulla ricerca, sull'innovazione, sulla qualità di processo, di prodotto, anche aspetti legati alla competitività del nostro sistema industriale e produttivo nella dimensione europea e internazionale. Fare grandi investimenti sulla ricerca, sull'innovazione applicata significa, come dire, impegnarsi su un forte trasferimento tecnologico che non può riguardare soltanto le grandi multinazionali, le grandi aziende, ma anche il sistema delle piccole e medie imprese. Io penso che la vera sfida del tessuto industriale e produttivo italiano è quello di sostenere la rete delle piccole e medie imprese, che rappresentano oggi l'ossatura, la nervatura centrale del nostro sistema industriale e produttivo. E da questo punto di vista è importante il forte investimento che c'è nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Penso sia centrale, importante questo aspetto anche come contributo centrale nella fase di riprogrammazione dei fondi strutturali del nuovo settennio 21-27.
da questo punto di vista vedo una prospettiva di assoluto interesse, mi faccia dire che va legata necessariamente ad una nuova visione di politica industriale per questo Paese, che manca da più di 20-30 anni. Noi dobbiamo ridefinire una nuova strategia, una nuova visione, tanto riguardo agli asset strategici dell'industria italiana, penso all'automotive, penso alla chimica, alla farmaceutica, all'eurospazio, alla siderurgia, all'informatica, quanto nelle piccole e medie imprese, nelle filiere industriali, nei distretti industriali. L'obiettivo di costruire una nuova prospettiva, una nuova visione di politica industriale oggi è necessario soprattutto alla luce di questo potente passaggio epocale di transizione ecologica, ambientale, tecnologica, industriale, che io penso vada accompagnata, come si diceva, con una forte azione di transizione sociale. Ogni euro che viene investito sulle tecnologie deve corrispondere all'altro euro che si investe sul capitale umano, sulle persone, sul lavoro, sulla formazione e sulla crescita delle competenze. Vi faccio dire solo una cosa, provo di assoluto interesse come centralità nel manifesto, nel decalogo, questa attenzione al tema della sostenibilità sociale, al fatto che la transizione sostenibile, la transizione energetica deve essere anche sostenuta con un piano forte di protezioni sociali, con ammortizzatori sociali nuovi, politiche attive e un forte intervento sulla formazione e sulla crescita delle competenze. Va bene, io ho un'ultima domanda, faccio Bombardieri, non sarà difficile, quindi spero che sia anche breve perché abbiamo preso troppo tempo. Allora, si elenca oggi in ogni discorso sulla transizione, lo si fa anche nel manifesto congiunto, si elencano tante energie nuove, no? Mettendole un po' tutte insieme, anche se non hanno tutte ugualmente lo stesso impatto e lo stesso valore. Per Bombardieri, qual è la prioritaria da sostenere e sviluppare? Ma io penso che fra quelle che sono richiamate, la possibilità per questo Paese di utilizzare l'energia del sole sia quella assolutamente più importante. Poi aggiungo che c'è però un problema di transizione, che è il tema che emerge, come noi arriviamo a sfruttare questa fonte di energia senza spegnere le luci. E questo credo che sia il tema più importante che in qualche modo il documento affronta e sul quale si dà un percorso. Tutto quello che avete detto, questi sono i miei appunti, quindi come potete immaginare non si tratta di un discorso strutturato, se l'avessi avuto pronto non avrebbe avuto molto senso. Prima cosa che vorrei dirvi è ringraziarvi tutti, ho seguito tutti gli interventi, ciascuno con la sua impronta digitale e culturale, e il grazie di uno che non deve essere votato, che non ha un partito alle spalle, che finito la sua opera tornerà a fare il suo lavoro, quindi un grazie da cittadino, padre di figli, assolutamente disinteressato. Perché? Perché vi ringrazio perché in realtà avete discusso molto della questione del metodo, cioè come è nata questa cosa, no? Come analisi. Io ho una traduzione molto semplice di quello che avete detto, da cui il mio ringraziamento. Questa è nata perché c'è uno che mi ha chiesto aiuto, io. Semplicissimo. Il motivo dell'aiuto è che un po', lo dico ironicamente, invidio gli altri colleghi ministri che hanno da gestire le varie misure del PNRR, perché tutto sommato hanno più il piacere di fare cose nuove che il piacere di cambiare cose vecchie. Cioè la parte ingrata purtroppo in larga misura tocca a me, io devo fare la cosa più brutta, devo fare dei cambiamenti, proporre dei cambiamenti radicali e di notte non ci dormo, già sono insonne di mio, ma è da un pezzo che dormo veramente poco, perché mi sento stretto in una morsa. La morsa che è in fisica, io sono un fisico, credo lo sappiate, è quella della derivata, no? Cioè della velocità del cambiamento delle cose nel tempo. Se cambio troppo in fretta, cioè velocità troppo alta, derivata troppo alta, è catastrofe sociale. Se cambio troppo lentamente, è catastrofe ecologica.
Francamente, il fatto di essere stato preso da un universo diverso, da quello della gestione della cosa pubblica, essere messo a elaborare un programma di questa portata, da cui dipende l'economia, la società, e sono anche molto come dire, affine, se volete, alla contestazione giovanile. Credo che abbiate sentito tutti, nonostante le mie posizioni dure, le nostre azioni per i giovani a livello internazionale, per gli attivisti. Ma sapete perché sono affine? Se non ho tre figli, penso che se io perdessi lavoro, mio figlio doveva protestare per la strada senza papà che lavora, c'ha difficoltà persino a protestare nei confronti di chi non cura il clima. Ho sentito questa responsabilità in una maniera pesantissima, forse perché non sono, diciamo, anche un politico nel senso professionale del termine, e quindi ho chiesto aiuto, e l'aiuto mi è venuto l'idea di chiederlo, perché parlando, come mi aveva chiesto il presidente Draghi, parla con i sindacati, ascolta le loro istanze, senti Confindustria, perché è una cosa molto complessa. Io ho sentito tutti voi in riprese varie e diverse, e alla fine, come ho detto in anticipo, quando ho aperto, mi sono reso conto che c'era effettivamente una certa consistenza nelle richieste e nelle osservazioni. Io non mischio ruoli, so perfettamente che uno gioca in difesa, l'altro in attacco, l'altro a centrocampo, però effettivamente tutti volevano vincere questa partita. Ok, allora il grazie nasce da questo, il metodo nasce da questo. Probabilmente non è usuale che uno che fa il ministro chieda aiuto, però io sono molto contento, perché oggettivamente questa è una partita talmente complessa, a me costa così tanto anche sul piano personale stabilire la dipendenza dal tempo della transizione, che credo tutti voi abbiate detto in un modo o nell'altro è una questione di come gestiamo i tempi. Troppo veloce? Danno. Troppo lento? Danno. Quindi abbiamo una finestra stretta, si parla di una decade, per impostare la traiettoria che poi dovrà portare questo paese, si spera, e tutto il resto del mondo, dove vogliamo arrivare, cioè decarbonizzazione 2050, decarbonizzazione 2030, queste cose le sapete meglio di me. A me i conti non tornano, e qui purtroppo esce, diciamo, la mia struttura da ricercatore. L'energia si conserva sia l'energia sociale che l'energia quella vera, quella che si misura in watt ora o in joule. E questo, devo dirvi, è il problema principale che è emerso anche dalle note che prendevo mentre vi ascoltavo. Allora, fatemi fare 3 minuti di riassunto e ricollegare quello che sta succedendo col PNRR con il manifesto che oggi qui avete presentato. Poi ovviamente non mi nascondo, entro nel merito di tutte le richieste che avete fatto: gas, bollette, sistemi energetici, supply chain e così via, su cui ovviamente concordo, l'avete visto anche da come scotevo il capoccione, diciamo. Allora, noi qui abbiamo fatto una strategia che oggettivamente a livello europeo è stata valutata forse come la più efficace a livello di PNRR. La strategia ha 3 pilastri. Dobbiamo decarbonizzare. Se c'è troppa anidride carbonica, il pianeta si scalda, sappiamo quello che succede. Dobbiamo accelerare la decarbonizzazione in modo che il riscaldamento non arrivi a superare i 2 gradi, accordo di Parigi, ma dopo la COP26, grazie al G20 italiano, non arrivi a superare 1,5. Quindi, perdonatemi, una piccola medaglietta di merito a quello che ha fatto l'Italia nel G20, dobbiamo mettercela, perché se anche Cina, India, eccetera, hanno accettato l'1,5, sia pure, hanno detto ci arriveremo a modo nostro, però hanno accettato l'1,5, vorrei che questo fosse chiaro, è abbastanza epocale come punto. Bene, per fare questa cosa noi dobbiamo decarbonizzare, abbiamo 3 leve, decarbonizzazione diretta. Questo in un modo o nell'altro vuol dire cambiare il modo con cui noi produciamo l'energia primaria. Elettrificare il più possibile, ma attenzione, elettrificare non bruciando carburanti fossili, bruciando sorgenti, non bruciando, producendo energia elettrica rinnovabile, il che abilita, non adesso, perché adesso non è credibile, nei successivi anni, la mobilità elettrica, in cui noi ricarichiamo batterie utilizzando energia elettrica verde, non energia elettrica che viene da fossili. La manifattura più verde possibile, pensate ai forni, settori hard to abate, alimentata con energia elettrica verde, non con energia elettrica prodotta da sorgenti fossili. Bene, questo vuol dire che già abbiamo stabilito una tabella dei tempi, no? Quanto più saremo bravi a fare energia elettrica verde, tanto più riusciremo a trasformare. Ma questa cosa non è concomitante, cioè chi dice oggi spingi il pulsante sei pronto, mente. Non è impossibile. Dobbiamo essere bravi a farlo molto rapidamente. Questo è il panorama della decade, cioè secondo me è molto sensato dire che questa decarbonizzazione diretta è il nostro inizio di maratona per arrivare al 2030 con il 55%.
Per essere chiari, il 33% della CO2 che noi produciamo viene dalla manifattura e il 25% dai trasporti, più o meno. Se io non mi sbrigo a fare la transizione verso la rinnovabile verde e l'elettrificazione, queste due cose non le abbatto. E voi l'avete messo nel documento, no? Nel vostro manifesto. Poi abbiamo la seconda leva, che è l'indiretta. Come posso ridurre la CO2 con l'economia dei materiali, con il riciclo, con l'economia circolare? Voi l'avete messo, l'investimento in economia circolare. 22% di quello che noi produciamo di CO2 è, per esempio, da mancanza di efficienza. Mi riferisco alle perdite residenziali, per esempio, di riscaldamento, eccetera. E infatti noi abbiamo una grossa linea di circular economy e di efficientamento energetico della residenzialità pubblica e privata. Questo è il secondo pilastro. Questo è un pilastro da circa 20 miliardi nei prossimi anni, quello sull'energia trasformata da circa 27, quindi roba grossa. E voi questa roba l'avete segnata, se io ho il vostro manifesto, in 10 punti, l'investimento in circolarità, eccetera. Quindi ecco perché avevamo la stessa direzione. Terzo e ultimo, la passiva, cioè riduco passivamente, intrappolo. Voi avete parlato di carbon capture, carbon sequestration. Ricordatevi che il miglior sistema di intrappolamento è la natura. Ripristinare la qualità dei suoli, del verde, delle coste, del mare, è il primo passo verso la passive carbon capture. E noi questo lo facciamo anche con un grosso investimento, peraltro va benissimo perché ha un impatto ambientale enorme, quindi non è solo, diciamo, da decarbonizzazione basta. E per i prossimi anni, su questi tre pilastri, noi sviluppiamo una strategia pesante a cui riporteremo all'Europa, che è diventata abbastanza leading, diciamo, di guida del resto del mondo, e che però, capite bene, è il massimo che si può fare a, consentitemi, lo prendo dai giuristi, a tecnologia vigente. Qui, permettetemi, ma io resto sempre un tecnico. È a tecnologia vigente, cioè quello che abbiamo oggi. I conti che a me non tornano sono questi. Se voi fate 100 l'energia bruciata da un grande paese come l'Italia, che è una seconda manifattura europea, quindi insomma un numero 100, circa un terzo è elettricità e i due terzi è altro, la nostra benzina, il nostro, quello che riscaldiamo, che bruciamo. Ok, il nostro sforzo enorme adesso è di far sì che questo terzo di elettricità entro una decina d'anni sia prevalentemente rinnovabile. I numeri precisi sono: vogliamo arrivare al 2030 ad avere 72% di energia elettrica prodotta da sorgenti rinnovabili. Allora, due moltiplicazioni. Questo è un terzo dell'energia totale. Il 70% di questo terzo sarà alla fine il 21% dell'energia totale, 3x7 è 21. Quindi tutto questo immenso sforzo che stiamo facendo, immenso, e siamo tutti preoccupati che se lo facciamo troppo in fretta facciamo una catastrofe sociale, alla fine ci deve portare ad avere, diciamo, un terzo di tutta l'energia che produciamo sotto forma di energia elettrica rinnovabile. E il resto? Allora, non è una domanda, non serve il dottorato di ricerca in fisica per questo, è una domanda ovvia. Ora, in questo momento non mi azzarderei troppo a dire no, ma noi continuiamo così, faremo tutto con la tecnologia vigente. Sono certo che un paese civile, avanzato, con voglia di studiare, abbia la possibilità nel frattempo di fare qualcosa in più. Gli altri paesi lo stanno già facendo, dobbiamo farlo anche noi. Quindi tecnologia vigente oggi ci fa fare questo: acceleriamo, studiamo, investiamo in ricerca e sviluppo, collaborazioni pubblico-private fondamentali, perché noi dobbiamo tirar fuori qualcosa di più. Sarà difficile mantenere questo ritmo di cambiamento energetico per 30 anni, sino al 2050, a tecnologia vigente. Piccolo intervento, diciamo, di relax, ma se io avessi detto 20 anni fa, quando avevo circa 40 anni, fra 20 anni voi farete le videoconferenze con un telefono che avete in tasca, manderete le mail, vedrete i film di Netflix, ci scambierete le foto, i filmati, voi mi avreste guardato dicendo questo è matto. Posso dirvi adesso che forse fra 20 anni avremo qualcosa di meglio, di più efficace, di meno impattante? No? Mi sembra il minimo. Ecco, questo è il messaggio, lo do più da ricercatore. Per la mia parentesi da ministro è infinitesima nella mia vita, ma quella da ricercatore no. Io sono convinto che un paese civile debba fare questo e noi questo lo dovremmo fare. E questo l'avete scritto nel manifesto, no? C'è scritto in 2 o 3 punti. Quindi mi pare che la mia paura e la mia richiesta d'aiuto iniziale
fosse motivata dal fatto che le cose che io vi sto dicendo adesso, che erano i motivi tecnici della mia paura, i conti che non mi tornano, tutta una serie di cose che vi ho narrato adesso, in realtà voi, sia pure con un linguaggio e con una cultura di base diversa, le avete percepite esattamente come me e le avete messe in questo documento. E perché non è sorprendente? Perché i VAT non sono politica. L'energia non è politica, è natura, è termodinamica. E su questo, francamente, è difficile ideologizzare. Mi dovete aiutare su un'altra cosa, a far sì che questa non diventi una partita di tifosi, calcistica, diciamo, no? Una partita fra tifosi. Cioè, non è che qua chi vuole un certo tipo di energia non vuole togliere, è nemico dell'ambiente, oppure chi vuole fare troppo presto è nemico del lavoratore. Errore madornale. Questo è il vero problema. Nessuno di noi vuole un lavoro perso, nessuno di noi vuole una molecola di CO2 in più emessa. Dopodiché, questa è la teoria, la pratica è il compromesso, perché purtroppo il sistema è molto complesso e stiamo cercando di fare questo, cioè di trovare quella piccola finestra di tempo in cui non siamo andati troppo veloci, nemmeno troppo lenti, e riusciamo a minimizzare il danno in un caso o nell'altro. Perché purtroppo sistemi complessi di questo tipo, questa è la più epocale delle sfide che Homo sapiens si trova a dover affrontare da quando è sapiens, cioè da 130.000 anni, sfide di questo tipo sono ovviamente delle sfide che vanno vinte facendo il management, no? Controllando il rischio, il danno, non si può fare altrimenti. E ben venga il fatto che siamo tutti intorno al tavolo a parlarne, secondo me, perché se non avessimo parlato, o se continuassimo ognuno a vedere solamente il suo angolo di lettura, la cosa sarebbe ingestibile. Ok, adesso le risposte. Bollette e gas. Ah, io sapete che sono quello che ha sollevato il problema delle bollette beccandomi anche un bel po' di insulti la prima volta perché sembrava allarmismo. Poi, oddio, bastava in realtà seguire i trend del prezzo del gas sui giornali, ma insomma, comunque, si è verificato un problema. Diciamolo chiaramente, stiamo pagando un errore iniziale, durato decenni, di un paese che non ha l'energy mix giusto, di un paese che ha deciso di importare tutto invece che di produrre lui. A me non piace, ovviamente, però adesso in 6 mesi la risoluzione di un problema che ha 20 anni e che è basato su scelte sbagliate è un problema che richiederà forse un po' più di tempo, meno contestazione e più collaborazione. Noi oggi bruciamo 73 miliardi di metri cubi di gas all'anno, questo è il numero. Chiamiamolo fabbisogno energetico, perché se poi a questo gli sommate un po' di carbone e l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, praticamente questo è tutto. Allora, 73 miliardi di metri cubi. Lucia, tu prima chiedevi, vuoi le trivelle o non vuoi le trivelle? Vorrei darti una risposta dal mio punto di vista. Allora, obiettivo numero uno, dobbiamo continuare a crescere come economia, possibilmente non aumentando questi 73 miliardi di metri cubi. Perché abbiamo promesso di seguire l'accordo di Parigi, aumentarli non starebbe bene, diciamo, no? Sarebbe un controsenso. Quindi, teniamo questi 73 miliardi di metri cubi dove sono adesso. Cerchiamo, casomai, di ridurli. Intanto, ad oggi, mettiamo oggi, nei prossimi 2-3 anni, che sarà un po' difficile. Noi, in Italia, di italiano, ne produciamo 4,6 miliardi di metri cubi. Cioè, 4,6 su 73. Adesso spero di ricordare a memoria i decimali correttamente, ma insomma, 5 su 70. E poi, nel 2000 noi ne producevamo 16 miliardi di metri cubi. Certamente non avevamo un montante totale così alto, quindi era una percentuale ancora più alta. Allora, io tendenzialmente non voglio aprire, come Roberto Cingolani, non parlo proprio come tecnico, non mi piace l'idea di aprire nuove trivellazioni, diciamo. Però, fra quelle esistenti e quelle che in questo momento non sono utilizzate, io gradirei aumentare più che posso la mia produzione di gas italiano, che almeno risparmio l'IVA, lo stoccaggio, il trasporto, qualcosina risparmio. Punto di break even quando te lo produci in casa è 25 euro, quando lo compri è 90. Poi è chiaro che il prezzo è quello, diciamo, generale, quello internazionale, però risparmi qualcosa. E aumentando la mia produzione riduco l'import. Almeno questo mi aiuta a risparmiare un po' di IVA e stabilizzare i prezzi. Ripeto, non voglio mettere una molecola di gas in più in giro perché credo fermamente nel principio che devo decarbonizzare, ma nel momento della transizione, in questo momento preferirei produrre un po' più di mio, ove finché si può, no? E
di ridurre l'importazione, a parità di impatto ambientale. Facciamoci una riflessione. Supply chain, lo dicevi tu. Ma te, figuratevi se io, che sono uno che ha un background tecnico, la prima cosa che ho detto è compriamo paleoliche, fotovoltaico, idrolizzatori, batterie, sistemi elettrici e non produciamo nulla. A noi ci resta, compriamo l'inventariabile degli altri e ci resta la manutenzione e l'ammortamento. Non è una grande... Però questa è un'altra scelta sbagliata del passato. Il PNRR non può pagare gli investimenti industriali. Cioè, io ho parlato, ho chiesto. Cioè, PNRR non poteva dire ti apro l'azienda che produce batterie. Può darti un contributo. Se andate a rileggere il piano, c'è una linea che si chiama Empowering the Supply Chain, quindi potenziare la supply chain e la catena di produzione italiana, e sono 2,2 miliardi perché di più non si poteva, se no diventava un aiuto di Stato diretto, una cosa troppo complessa. E cosa abbiamo messo? Fatto due conti, ci aspettiamo 30% di penetrazione delle auto elettriche, non so, nel 2035 circa, adesso per cortesia che non diventi che ho detto questo come numero, era un esempio, una penetrazione importante. Avremo bisogno di una quarantina di gigawattore di batterie, se no ste macchine dobbiamo comprare batterie fuori. E quindi la prima supply chain da costruire era la supply chain per le batterie automotive. C'era un bel finanziamento, circa un terzo, abbiamo fatto un calcolo, un paio di miliardi. Questo recupera ovviamente una crisi industriale, perché si va a mettere in uno stabilimento che casomai produceva piccoli motori endotermici e che correttamente viene, diciamo, chiuso in un certo tempo, ma immediatamente riconvertito in una produzione innovativa. A questo è associata tutta la filiera del recupero dell'elettronica, cioè proprio un investimento per le filiere che recuperano batterie, elettronica, eccetera. Seconda supply chain era quella degli accumulatori, l'avete detto voi. Se no, se non c'è vento, è buio e ha piovuto poco, io o ho le batterie, quindi gli accumulatori elettrochimici, oppure non conservo l'energia che ho prodotto. Dopo sì che mi serve il gas per la continuità. Idrolizzatori, noi siamo tutti convinti di fare l'idrogeno verde quando avremo la rinnovabile, l'elettricità rinnovabile che mi consentirà di produrre l'idrogeno, perché finché non ho l'energia elettrica verde io l'idrogeno lo produco e produco CO2 perché ho prodotto CO2 per fare l'elettricità. E comunque anche lì una supply chain per gli idrolizzatori. Ce l'abbiamo per le celle solari, perché è chiaro che se andiamo a comprare celle solari solo da fuori, e noi produciamo celle solari in Italia, c'è un grande stabilimento, va aumentata la produzione, se no non basta per la richiesta che dobbiamo mettere 70 gigawatt, l'avete detto voi prima, 70 gigawatt, due terzi sono solare, insomma, è chiaro che andiamo a dare un sacco di soldi agli altri. Oh, il problema però qual è? Che nel momento in cui siamo andati a fare questa cosa, io nel PNRR, però l'ho scritta io questa parte, avevo detto l'ispirazione chiaramente è quella della Public-Private Partnership, la PPP, che in Europa è riconosciuta come una best practice per fare questi accordi pubblico-privato. Ecco, c'è fuori che mi dicono sì, è vero, l'Europa l'ha approvata, noi l'abbiamo approvata, eravamo tutti d'accordo, però in Italia il PPP come framework non ce l'abbiamo. Io purtroppo le mie competenze di giurista sono bassissime, se no avrei tentato di fare una proposta, ma credo sarebbe stata fallimentare. La PPP non c'è. Allora, o ci sbrighiamo, oppure intanto andiamo avanti con meccanismi di incentivo. Però il meccanismo incentivo è una cosa un po' diversa, cioè l'incentivo nasce per aiutare qualcosa. Qui si tratta di politica industriale, ha una portata di più lungo termine. Speriamo che si riesca a costruire un... come si dice, il frame legale, no? Come si dice in Europa, un pacchetto legale che ci consenta di essere più efficaci. Ora stiamo partendo con la Gigafactory, forse non sarà grande come quella che io speravo di fare con la PPP, però si parte e dovremo partire con gli idrolizzatori, con gli accumulatori per la rete. In tutto questo, quando vi ho detto dobbiamo arrivare al 2030 al 70% di energia elettrica rinnovabile, quindi fatto 30 il pezzo di energia totale, questo 30, diciamo il 70% di questo 30 deve diventare rinnovabile, ovviamente ho omesso di dire un aspetto fondamentale: una rete di un paese come il nostro, con 60 milioni di abitanti, di distretti industriali, di città eccetera, non gestisce le sorgenti discontinue da sola, quindi ci sono 4 miliardi e mezzo tra una cosa e l'altra per rendere la rete cosiddetta smart, che non è un telefonino, è una rete che è in grado di gestire i flussi. Appunto, se non piove è buio e tu accendi il condizionatore in quel momento da qualche parte o accendi un altoforno, l'energia deve arrivare e quindi ci vuole una rete che sia in grado di gestire i flussi. Questi sono problemi infrastrutturali pazzeschi. Tutto questo è lì dentro. Allora, la transizione deve essere fatta nel tempo giusto, perché sennò è una catastrofe sociale. Non troppo lentamente, perché sennò è una catastrofe ecologica.
aiutando in tutti i modi, soprattutto le categorie più deboli, i lavoratori che all'età mia non li riconverti così, non è che prendi uno che fa manifattura e lo fai diventare ingegnere elettronico digitale con un corsetto, quindi c'è da fare molto lavoro, benissimo, però ci sono tutti gli ingredienti per creare un sacco di posti di lavoro, ma questa cosa avviene solo se lavoriamo sulla sede tempi correttamente. Guardate che è una cosa gigantesca, più grande, ma simile a quello che è successo col digitale. Io poco prima di diventare ministro avevo partecipato ad una serie di gruppi di lavoro internazionali che si occupavano della riconversione del lavoro per via della trasformazione digitale. Credo che voi ve ne siate occupati tutti, no? Perché chiaramente digitalizzo, allora inizialmente depredo delle forze di lavoro di routine, ma poi le devo riconvertire. Ecco, questa è 100 volte più grande, siamo di fronte ad un altro grande cambiamento da transizione tecnologica. Quindi, come si suol dire, totale empatia e totale consapevolezza di questa cosa. Concludo dicendovi le azioni. Allora, tre azioni. Una, io vi chiedo il permesso di tradurre rapidissimamente il manifesto. Domani parto per Bruxelles, c'è la ministeriale dei ministri energia e ambiente alla quale io partecipo, ovviamente per il mio ruolo, e mi piacerebbe cominciare a distribuire il manifesto italiano, perché in Europa siamo i primi che sono riusciti a fare questa cosa. Gli dico intanto guardate che cosa abbiamo fatto, perché in questo momento c'è una leadership europea, e non solo, che si è vista al G20 ma si è vista alla COP, e mi piacerebbe far capire che la leadership non è una medaglietta da puntarsi sul petto, ma è proprio un modo di lavorare. Quindi, se voi mi consentite, io dirò che è un preliminary report, vediamo se riesco a tradurre questo stasera, ma insomma lo porto e lo do ai miei amici ministri, dicendo, o perlomeno annuncio che noi abbiamo fatto questo lavoro e che sono stati sviluppati 10 punti. Seconda azione che vorrei proporre. Il manifesto è bello, però per come sono io vorrei qualcosa di fattibile. Allora, la mia proposta, senza non faremo altri grandi eventi, che su ciascuna di quelle 10 linee ci siano da 1 a 3 progetti pilota accountable da sviluppare, che mettiamo per iscritto nei prossimi, diciamo, entro Natale. Non vi chiedo una cosa pazzesca, però quando si parla di, per esempio, ricerca e sviluppo, no? Che menzionate in almeno due punti. Allora, io ricordo la mia esperienza di istituti della tecnologia. Avevamo costituito in 5 anni 32 laboratori compartecipati, dove c'era personale nostro e personale delle aziende che compartecipavano alle spese al 50%, proprietà intellettuale congiunta, e su una roadmap che era quella dell'azienda. Ecco, secondo me un modello di questa potrebbe essere una linea, o un'altra potrebbe essere, che so, come vogliamo approcciare il discorso della formazione dei lavoratori, qualcosa di pratico, anche non troppo grande. Devono uscire da 20 a 30 pilot experiment su cui poi andremo a misurare la fattibilità, se no rimane comunque un ottimo evento di principio, ma non misurabile. Quindi io proporrei una cosa, dopodiché possiamo anche parlarne individualmente. E, terza azione, questa è più personale. Io esco oggi da questa riunione con voi molto, diciamo, confortato, mi sento un po' meno solo, perché all'inizio la mia sensazione era di avere a che fare solo con dei muri, tutte persone che avevano, tutte entità che avevano soluzioni digitali, un pulsante fantastico che mi dicevano se tu spingi questo è tutto fatto, solo che però appunto alla fine i conti non tornavano. Invece a me sembra che da quello che è uscito oggi voi potreste essere, voi tutti, voglio dire l'anima industria e l'anima lavoro, no? Potreste anche in un certo qual modo, in certi momenti, dire la verità, cioè aiutarmi a dire una forma di verità un po' scomoda, che non si può ideologizzare questa benedetta transizione ecologica, che è ancora prima che ecologica e energetica. Se si continua a fare ideologia su questa roba, io credo che perdiamo tempo, e non abbiamo tempo perché, come dicevamo prima, troppo veloce è catastrofe sociale, troppo lento è catastrofe ecologica. Quindi mi sento più sicuro sapendo che chi produce il lavoro e chi tutela il lavoro è d'accordo sul fatto che su questi argomenti abbiamo un percorso difficile ma chiaro. Quindi in certi momenti potrebbe essere molto utile che voi mi deste una mano a dire questa cosa non è ideologica, è fatta, è il compromesso migliore fra catastrofe sociale e catastrofe climatica. Ecco, questa è una richiesta che vi farò più là, sperando che non ce ne sia bisogno. Vi ringrazio molto per la presenza.